cioè, allora, noi volevamo un sistema che effettivamente fosse stabile all'epoca. Io poi non mi sono avvicinato per queste ragioni. Cioè, volevo un sistema che fosse stabile, diverso dal solito Windows, e soprattutto perché avevo iniziato a sentirne parlare, diciamo, tra quelli che erano effettivamente i colleghi, tra virgolette, più bravi. Avvicinandomi a questo punto, ho scoperto che, legato effettivamente al puro aspetto tecnico, ci sono anche degli aspetti che sono di natura effettivamente sociale e prendono un pochettino tutto quanto, diciamo, hanno delle ragioni che sono, diciamo, di natura ben più ampia del singolo aspetto tecnico. Ed è questo poi il motivo che ci ha spinto in un certo senso a fare il passo e passare poi da Lug ad Acland. Ora, noi effettivamente qui nell'ACLAB cosa, diciamo, facciamo? Facciamo, cioè, cerchiamo di portare avanti la filosofia dell'open source, l'abbiamo detto in precedenza, che, diciamo, significa effettivamente poter mettere mano nel codice sorgente. Ora, molti si diranno, ma questo effettivamente che impatto ha nella società? Allora, per renderci conto, questo significa in certo senso avere la libertà di poter agire e di poter decidere sul proprio, cioè sull'ambiente su cui noi lavoriamo. Vi faccio un tipico esempio: se noi effettivamente rimanevamo ai vecchi ambienti e ai vecchi, diciamo, documenti, c'erano dei momenti, almeno in cui ci siamo trovati, a passare da delle soluzioni in cui noi scrivevamo dei documenti, li andavamo a conservare e dopo un anno, due anni non eravamo più in grado di aprirli o di poterli, diciamo, gestire. Perché? Perché effettivamente, essendo, diciamo, quei documenti forniti da un produttore, quindi da qualcuno che è, diciamo, proprietario, quindi richiedevano un programma ben specifico, che nel frattempo era o, diciamo, uscito fuori dal mercato oppure diciamo, era andato a una versione successiva, per cui non apriva i documenti della versione precedente. Ora, questo qua avviene perché il software in un certo senso era chiuso. Cioè, era chiuso e quindi nessun altro, dal momento in cui i programmatori avevano finito di mantenerlo, poteva aprire, diciamo, il nostro quel programma, gestire quel programma, quindi mantenerlo e consentirci a noi di aprire dei file che erano nostri. In sostanza, cioè, quello che noi avevamo realizzato, il nostro lavoro, era andato perso, ma oltre che il lavoro, le nostre informazioni. Questo delle informazioni, questo esempio che era vero, diciamo, negli anni in cui noi abbiamo iniziato a lavorare, adesso diventa ancora più vero, perché la società dell'informazione si è andata sempre più evolvendo. Cioè, nella pratica, noi stiamo andando avanti, cioè siamo in un mondo in cui la comunicazione, quindi i nostri mezzi di comunicazione, ci dicono, cioè, che qualsiasi cosa noi facciamo passa effettivamente attraverso internet, perché siamo, diciamo, così. E la nostra informazione su internet, sui nostri mezzi, sui nostri canali, è, tra virgolette, diciamo, poco sicura. Questo discorso qua ci rende, in un certo senso, meno più esposti e inizia a dare un senso, soprattutto al mondo dell'informatica odierna. Cosa facciamo noi nella pratica qua? Che poi questo è, diciamo, quello che ci interessa. Noi i nostri argomenti sono, innanzitutto, diciamo, facciamo, diciamo, del trashware, cioè cosa significa? Cerchiamo di riciclare o di riadattare i vecchi sistemi installandoli effettivamente rendendoli nuovo operativi, nonostante effettivamente siano considerati obsoleti. Poi ci occupiamo, effettivamente cerchiamo di ridurre quello che prende il nome di digital divide, cioè cerchiamo di far sì la società ormai ha creato un sistema dell'informazione per cui effettivamente metà della popolazione rischia di essere ignorante, cioè vale a dire di essere analfabeta. Questo che dico sembra un concetto, diciamo, paradossale, però è così, diciamo, più andiamo avanti, più effettivamente la società è analfabeta. Perché? Perché noi adesso, per poter agire, muoverci nella società moderna, abbiamo bisogno effettivamente sempre di più di conoscenze informatiche.
Se noi consideriamo però che una metà della popolazione, cioè passati 50 anni, passati 50 anni in su, non riescono più a stare al mondo dell'informazione, si capisce che queste persone, diciamo i 60, chi altro dice 50, in effetti è vero, si capisce che una parte delle persone non riusciranno più, tanto per dire, ad avere un certificato, a fare una rinuncia dei redditi, perché adesso per fare la rinuncia dei redditi bisogna in certo senso iscriversi all'INPS e fare quant'altro. Quindi effettivamente quello che sta succedendo è che la nostra società sta diventando sempre più analfabeta. Quindi uno dei compiti che noi ci proponiamo tramite dei corsi che possono essere di natura base o di qualsiasi altra, è di ridurre proprio questo tipo di gap, di digital gap. E dopodiché, quello che effettivamente è fondamentale, il nostro terzo compito, per cui ancora ha senso effettivamente tenere un laboratorio, è quello di cercare di avvicinare i giovani ad un mondo dell'informatica un pochettino diverso. Cioè, perché noi cerchiamo di lavorare effettivamente, tra virgolette, sulla frontiera. Che significa lavorare sulla frontiera? Significa che molte cose, tornando al discorso di Digital Divide, che noi effettivamente, che in altri posti, pure l'Italia stessa, sono effettivamente già avanti, come può essere la stampante, che quindi sono di uso comune, sono entrate effettivamente nelle case li troviamo praticamente nelle cartolibrerie, in altri posti, qua ancora effettivamente, facendo quindi l'esempio quindi della stampante 3D, ancora diciamo non sono a disposizione effettivamente della comunità tutta, e né tantomeno, ancora cosa che diciamo è peggio, ancora neanche si ritrovano nelle scuole. Quindi cosa succede? Che già diciamo in partenza sta avvenendo che nelle scuole o in altri posti i nostri diciamo giovani o chi si vuole avvicinare al mondo dell'informatica si trova a non avere praticamente dei posti, quindi dei laboratori, dove effettivamente poter smanettare, tra virgolette, utilizzare queste nuove tecnologie. E quindi effettivamente ed è questo diciamo che noi cerchiamo di fare lungo l'anno, cioè cercare di condividere effettivamente le nostre, cioè di mettere insieme, tutti insieme, e cercare di condividere proprio sia le nostre conoscenze, mettendole a disposizione degli altri, ma sia soprattutto gli strumenti, diciamo, per poter agire nella nuova informatica. Quindi oggi effettivamente nei vari seminari che andate a seguire facciamo un riassunto, diciamo, sono un sunto effettivamente della nostra attività fatta lungo diciamo questo anno, proprio nell'ultimo anno. Quindi al di là diciamo del seminario sulla stampante 3D che vi ho appena detto diciamo quindi è l'importanza, avremo un seminario diciamo basato su Arduino che effettivamente per chi diciamo non lo sapesse è un microcontrollore, cioè vale a dire una scheda che è il cui compito che consente diciamo di far sì che noi possiamo variare il comportamento di questa scheda introducendo introducendo del software, quindi una scheda programmabile, quindi un microcontrollore che ha la capacità proprio di cambiare il comportamento, quindi che si interfaccia con dell'hardware o con dei segnali di output ed è capace di cambiare praticamente il proprio comportamento in base diciamo ai programmi che noi andiamo a mettere. Ora, questo che sembra una cosa diciamo tanto scontata, ebbene Arduino è diciamo alla base effettivamente di quello che noi diciamo essere una nuova frontiera, una nuova rivoluzione che stiamo già avvertendo, cioè vale a dire che l'IoT, cioè praticamente l'informatica sulle cose. Che significa in poche parole? Significa che un qualsiasi oggetto può prendere vita e diventa diciamo intelligente. Noi attualmente i progetti che qui iniziamo a vedere sono quelli della domotica,
cioè vale a dire della casa, diciamo, tra virgolette, intelligente, ma accanto a questo si stanno sviluppando tutta una serie di attività, tipo ad esempio i cartelloni dell'autobus, diciamo, oppure diciamo, i chip della spazzatura che ti consentono di capire quanto, diciamo, hai fatto, oppure diciamo, un progetto che noi stessi abbiamo realizzato, cioè tu col tuo smartphone puoi controllare il cancello di casa, nonché, vabbè, questi sono parte della domotica, nonché tutti, diciamo, gli elettrodomestici sia in casa. Ebbene, tutto questo che sembra effettivamente, diciamo, a noi sembra effettivamente così complesso, un mondo, diciamo, così lontano, è stato possibile, ed è effettivamente, diciamo, possibile, facile ed è realizzabile significa anche economicamente conveniente, quindi può essere venduto grazie effettivamente a questa scheda, diciamo, che è a buio. Ebbene, tutti questi progetti che noi stiamo, che adesso, diciamo, svilupperemo, nonché, diciamo, chiaramente parlando, trattandosi del Linux Day, parleremo chiaramente anche di Linux e quindi del software presente, diciamo, sugli ambienti Linux. Ebbene, diciamo, tutto questo che compreso, diciamo, e tutto questo è stato possibile grazie effettivamente, diciamo, delle licenze, cioè le licenze, diciamo, dell'open source, che poi sono state effettivamente, diciamo, riportate nel mondo dell'hardware e hanno spinto ad avere dei progetti, quali la stampante 3D, Arduino e nonché, diciamo, altri componenti, quali, diciamo, i Raspberry, che adesso non vedremo, che sono le componenti che a basso costo consentono di realizzare dei grandi progetti, quindi un'informatica che è alla portata effettivamente di tutti, cioè adesso praticamente ci consentono sostanzialmente di realizzare un'idea che noi abbiamo, ma è l'innovazione, ad un prezzo, diciamo, bassissimo, e poterlo proporre effettivamente, diciamo, questo che significa? Significa che mentre in precedenza erano le grandi case che facevano, che dettavano le regole dell'informatica e dell'innovazione, adesso effettivamente possono essere piccole aziende, vale a dire le cosiddette start-up o quant'altro, che possono effettivamente cambiare la realtà del mondo dell'informatica. Ed è quello che sta avvenendo. E tutto questo grazie al fatto che questi progetti siano open source. Qual è l'importante di tutto questo discorso qua? Cioè, l'importante è una sola, che essendo, diciamo, un codice, diciamo, aperto, io posso intervenire su Arduino, quindi programmarlo oppure cambiare la scheda e realizzare effettivamente, diciamo, i miei progetti, sfruttando anche i progetti già fatti da altri, perché l'hanno lasciato il codice aperto. Quindi questo significa che io praticamente vado, leggo il codice, posso copiarlo, modificarlo e rimetterlo di nuovo nel mercato. Questa, che effettivamente, diciamo, questa possibilità, tra virgolette, ci viene data effettivamente da quelle, da delle leggi, cioè fondamentalmente, da delle, diciamo, regole, delle leggi, che poi sono effettivamente le cosiddette, diciamo, leggi del software, sotto la quale sono state, diciamo, lanciate, rilasciate la maggior parte dei nostri effettivamente sistemi, dei sistemi operativi, del sistema operativo, diciamo, Linux. Quindi l'importanza, concludendo, perché ho fatto un discorso un po', diciamo così, poco lineare, però quello che deve essere rimanere chiaro, che effettivamente, diciamo, praticamente quello che deve rimanere chiaro su questo discorso è che noi abbiamo, cioè siamo a questo punto, cioè quindi di conseguenza, quindi abbiamo la possibilità adesso di cambiare effettivamente le sorti siamo, diciamo, in un certo senso possiamo anche noi partecipare al mondo dell'informatica in maniera libera e realizzare tutti questi progetti grazie ad una licenza, cioè vale a dire alla GPL, fondata originariamente, diciamo, da un creato effettivamente da un personaggio che è Stallman, che è a capo del cosiddetto progetto GNU, cioè vale a dire tutti, diciamo, i software che noi ritroviamo nei nostri sistemi cioè, ovviamente, se noi apriamo il codice di un programma sotto licenza di GPL e lo modifichiamo e lo miglioriamo, siamo comunque obbligati a ridistribuirlo con la stessa licenza. Sì, questo diciamo sta alla base, però, diciamo, dipende dal tipo di licenza, perché a lungo andare
si è reso effettivamente in un certo senso anche questo, diciamo, un pochettino più flessibile. Originariamente, diciamo, erano queste, cioè le quattro libertà. C'è la libertà di poter leggere il software, di poter, diciamo, eseguirlo come noi, di poterlo eseguirlo, di poter modificarlo, che diciamo è diciamo, una delle cose, e di poterlo ridistribuire. Diciamo, queste quattro libertà che noi sempre effettivamente diciamo scontate, sono state poi applicate un pochettino diciamo, a tutte, anche se con le diverse diciamo, sottoligenze che poi sono nate. Però l'importante di questo, diciamo, è che effettivamente si è generato e scaturito quello che possiamo essere detto di dire uno spirito collaborativo, cioè vale a dire non più diciamo una cosa, un codice quindi che rimaneva fermo e morto, o non più diciamo un progetto hardware che rimaneva fermo e morto, ma un progetto hardware che passava da mani in mani, perché se io ho diciamo il mio progetto, lo rendo disponibile ad un terzo, il terzo sicuramente porterà, darà il suo contributo a questo progetto migliorandolo. Questo fa sì che sostanzialmente, a lungo andare, il mio progetto effettivamente avrà delle dimensioni, degli sviluppi, quindi grazie alla collaborazione, che erano inimmaginabili fino a poco tempo fa, a meno che non avevi diciamo, una società diciamo, forte, un'azienda forte, quale poteva essere, effettivamente abbiamo detto il PM. Quindi concludendo, cioè concludendo tutto questo discorso, è diciamo che deve essere chiaro che effettivamente che oggi effettivamente il progetto diciamo open source, noi il progetto open source sono stati effettivamente per la prima volta resi disponibili a noi nel Linux, cioè nel sistema operativo Linux, e da qui appunto proprio l'importanza del Linux Day, cioè vale a dire da qua iniziamo a capire, abbiamo iniziato a capire perché adesso lo viviamo, ma all'epoca non si capiva l'importanza di avere diciamo, del software aperto, di avere dell'hardware aperto disponibile a tutti. Ma il primo che l'ha adottato questo tipo di, il primo progetto vero e proprio che è stato, che l'ha adottato è stato proprio diciamo, il sistema operativo Linux, o meglio GNU Linux, perché Linux di per sé è semplicemente il kernel. Oggi vedremo anche una funzionalità anche del kernel, però tutti i progetti, quindi legati al mondo libero che ci stanno dopo, erano nati in realtà prima del mondo Linux, però non trovavano effettivamente diciamo, un seme, cioè un qualcosa che li racchiudesse e li rendesse diciamo, fondamentalmente operativi. Questo è stato effettivamente diciamo, il kernel Linux, il significato e l'importanza del kernel Linux per il mondo e per il mondo dell'open source in generale. Questo è quant'altro. Ora diciamo, ritornando a questo discorso, abbiamo un primo intervento dove ci sarà Banda, che ci dovrebbe essere, che ci fa vedere diciamo qui. No, volevo invertire perché Banda aveva una necessità. Alberto, scusa, e poi ci sei. No, bene. Banda. Allora, l'argomento che io porto è Arduino. Praticamente cos'è Arduino? Arduino è una piattaforma hardware sviluppata presso l'Istituto di Formazione con sede a Ivrea e è stato fondato da Olivia Cittadina Comunale. Questa scheda in realtà presenta tanti fondi, cioè tante caratteristiche, ne sono diverse tipologie. Ci sono i livelli di base, che sono per esempio Arduino 1, Arduino 101, eccetera, eccetera. Poi ci sono quelli avanzati, che hanno delle prestazioni migliori. Poi ci sono quelle che sono specifiche per applicazioni Wi-Fi. E poi ci sono addirittura quelle indossabili, per fare delle applicazioni sui vestiti. Sì, permette di fare anche questo. Non ci sono limiti alle prestazioni di Arduino, ci sono dei kit di base che permettono agli utenti anche meno esperti di avere degli elementi circuitali di base, come per esempio le resistenze, i condensatori, dei piccoli motorini, eccetera, eccetera. Si possono acquistare i diversi elementi tramite internet. Per esempio questo è un starter kit di Arduino 1, dove è presente per esempio la basetta, poi ci sono i diversi elementi, i LED,
cavi USB e la batteria, perché può essere alimentato sia tramite batteria sia tramite il cavo USB per collegarlo direttamente al PC, oppure si può utilizzare un alimentatore esterno. Poi ci sono i diversi elementi circuitali e c'è il libro con i progetti iniziali, dove anche un utente che non ha mai utilizzato Arduino può iniziare a fare qualcosa. Ce l'abbiamo, facciamo vedere. Prendiamo in macchina. Sì, no, non è fatto, Arduino. Non nella la scatola. Ah, sì, 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 è possibile. Adesso, la base principale, giustamente, è la basetta con gli elementi circuitali alimentati tramite cavo o tramite alimentatore, però poi cos'è che fa funzionare tutto? Cos'è che fa avviare il progetto? È questo ambiente di sviluppo IDE, multipiattaforma, cioè è possibile trovarlo sia per Linux, sia per il Mac, sia per Windows, e permette di scrivere questi sketch che sono praticamente dei codici che permettono tramite i metodi di implementare il circuito stesso. Allora, la piattaforma Arduino, adesso vediamo, in tempo reale, dopo la vicinità. Ecco, qui c'è lui, gli esempi, con il kit, i vari elementi, no, è una versione diversa. È il San Paolo, è una versione diversa. Però, in ogni caso, è completa anche questa. Programma lui? Non io, proprio. Sì. Non vorrei prendere il sì. Allora, niente, Arduino è open source, quindi è possibile in realtà anche autocostruirsi una scheda Arduino, se sia la possibilità, perché c'è la possibilità grazie al fatto che le informazioni sull'hardware e soprattutto sui progetti sono disponibili per chiunque, grazie alla licenza Creative Commons Attribution Share Alike. Insomma, è possibile anche costruirsi una scheda Arduino da sé e quindi poterla utilizzare in tutti i progetti. Come è fatta una scheda Arduino? Adesso io come esempio ho preso la scheda Arduino 1, che giustamente lo avevo a disposizione. Allora, è presente un pulsante di reset che fa ripartire il programma ricaricato, perché quando si caricano gli sketch si caricano direttamente sulla scheda Arduino, rimangono in memoria. Se lo si vuole resettare, basta premere il pulsante di reset, oppure tramite il programma, tramite l'ambiente di sviluppo, è possibile caricare sempre un nuovo sketch. C'è una porta USB e sia lo spinotto di alimentazione che permettono di alimentare la scheda Arduino, questo è questo. E poi ci sono i LED di invio e ricezione, indica che Arduino sta comunicando con il PC, infatti quando viene collegato si vede che lampeggiano tutte e due. E poi ci sono i birilli di alimentazione, ce n'è uno che è 5 volt per l'alimentazione esterna e ce n'è un altro che è GND, sarebbe il neutro. Poi ci sono gli ingressi analogici che va da 0 a 5. Poi ci sono altri LED, per esempio un LED di prova, che permette di capire se la scheda Arduino funziona normalmente. Poi ci sono gli ingressi e le uscite da utilizzare negli sketch veri e propri, perché bisogna dire alla scheda Arduino quali sono gli ingressi, quali sono le uscite, cosa deve fare con i vari terminali dei componenti e così dicendo. E poi c'è il LED ovviamente che indica che Arduino sta ricevendo l'alimentazione. Ecco, questa è la basetta sperimentale. Non è specifica di Arduino, ma si può acquistare da sola. Però negli starter kit è anche prevista la basetta Arduino, questa basetta. Questa basetta, come si dice, è indispensabile per poter progettare dei circuiti, quindi per la prototipazione rapida. Perché? Perché evita di utilizzare delle saltature.
bisogna semplicemente inserire gli elementi all'interno di questi fori. Allora, queste due linee sono per l'alimentazione. Quella rossa di solito si utilizza per l'alimentazione, quindi il polo positivo, e l'altro sarebbe il neutro, quindi il polo negativo. E poi ci sono le, come si dice, le diverse colonne o righe dove bisogna inserire i vari elementi. Qua ho preparato un esempio pratico. Ho inserito dei LED, 6 LED, sia rossi che verdi, collegati con delle resistenze e ovviamente i fili di interconnessione sulla scheda Arduino. Questo sarebbe lo schema, come si dice, il circuito schematico di quello che vedete effettivamente qua. Ho preparato anche, questo è quello che invece è direttamente sì, il circuito pratico. Quello invece utilizza una simbologia che si vede solitamente nei libri. Il LED è schematizzato con il triangolino, sì, è un diodo LED, è schematizzato con quel triangolino lì. Poi ci sono le varie resistenze, quello è il pulsante, sarebbe questo. E poi c'è l'alimentazione sopra e il alimento sotto. Allora, questo è l'esempio di pollice. Ho all'inizio inizializzato delle variabili in modo da poter utilizzare ovviamente i LED che sono interconnessi tramite questi. Tramite quei passaggini, vedete, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Allora, per poter collocare i LED ho dovuto dire ad Arduino dove poter trovare gli ingressi. E poi ho utilizzato un motore di LED per i vari metodi e in più altre variabili che indicano lo stato della variabile oppure delle variabili di appoggio che sono per esempio quella del refrigerante. Poi c'è questo metodo che void spegni tutti, mi permette di spegnere tutti i LED. C'è una carrellata adesso di metodi che mi permettono, vedete, void gioco 1, void gioco 2, gioco 3, gioco 4, il setup e il void loop. Questo è il metodo che gira sempre su Arduino. Questa è una specie di luci di Natale? Sì, sono dei giochi di luce. Praticamente ho utilizzato i LED. Allora, per come ho progettato io il circuito, ogni volta che premo, ogni volta che premo il pulsante, lui si aziona. Cioè, siccome c'è non diretta, sono sempre in classico. È successo a Bill Gates, poi succede a lui. Sì, il primo e tutti gli altri spenti, poi il secondo e tutti gli altri spenti e via dicendo.
Dopodiché si faceva il contrario, dal sesto al primo. E questa era la prima variazione. Ecco, per accenderlo c'era questo digital write, che è un metodo che mi permette di impostare la variabile allo stato alto. Cioè praticamente all'interno del circuito non abbiamo altre informazioni, o passa corrente o non passa corrente. Quindi se passa corrente è stato 1, stato alto, se non passa corrente è stato basso. E quindi tramite queste due variazioni si può ottenere questo risultato. Il secondo metodo invece permetteva di aprire contemporaneamente i primi 3 e gli altri spenti, e poi gli ultimi 3 e gli altri spenti. Il terzo gioco faceva aprire in maniera alternata il primo, il terzo e il quinto, e poi il secondo, il quarto e il sesto. L'ultimo invece faceva aprirli in coppia, primo, secondo, poi il terzo, poi il quarto, quindi già in questo caso direttamente, mentre negli altri metodi ho utilizzato un for che mi permetteva di inizializzare questa variabile i con l'inversore di letto, anche in quel caso ho direttamente messo il numero della porta logica e quindi sapevo già qual era il pinino che ne alimentava. E l'ultimo era quello dell'inizializzazione delle voci. Il void loop invece mi permette di gestire i diversi giochi. Infatti i giochi vengono richiamati in maniera casuale grazie al metodo random che è scritto lì. Dopodiché c'è un controllo per evitare il ripetersi dello stesso gioco e poi vengono richiamati i metodi a seconda del numero che è stato assegnato. E quindi questi giochi si ripetono 3 o 4 volte. Questo era il metodo. Basta. Più che se qualcuno vuole vedere il funzionamento di questi programmi, là stiamo allestendo la postazione, così diciamo vedete nella pratica quello che succede sulla bassetta, cioè come diciamo questo codice poi corrisponde effettivamente degli impulsi, cioè dire dei LED che si accendono, nonché diciamo un motorino che gira, questi effetti, che sono piccoli effetti che però voglio dire, perché abbiamo piccole possibilità, però il meccanismo anche per l'automatismo in generale, per la domotica o quant'altro, viene sempre regolato alla stessa maniera. Allora, ora invece iniziamo a parlare di Linux, e quindi abbiamo 3 argomenti su Linux, e questo diciamo uno lo fa al letto. Allora, dato l'enorme successo che ha avuto Linux in questi ultimi anni, Linux non è più un sistema solo esclusivamente per programmatori o per server, ma viene usato in moltissimi altri ambiti. È un sistema, essendo codice aperto, naturalmente è possibile plasmarlo in base alle nostre esigenze. Tanto è vero che ultimamente la stazione internazionale sostituirà i Windows XP con le impostazioni di Linux, per cui una vecchia Debian, Debian 6. Ma quali sono gli ambiti? Chi li usa principalmente? Comunque, facendo di breve. Scusi, come si chiama lei? Duca. Lui è Duca, cioè noi andiamo avanti. Di breve, cosa ti sei Duca? Perché non ti presenti al pubblico? Sicuramente io sono il Duca, sono Alberto, sono uno dei molti anni, ho il piacere di essere qui con l'Applab di Calanzaro. Comunque, tornando alla nostra presentazione, Giovanni, io scusi un attimo, io ho una tecnica, che io non so gli effetti sul corso, sulla presentazione, però non so perché non si vede. Allora, vogliamo
precedentemente detto, i primi settori principali sono sistemisti, amministratori, sviluppatori, che sono a diretto contatto con le postazioni hardware, quindi posizionano proprio il computer. Però ci sono anche altri settori, tra cui chi fa statistica e ha bisogno di computer potenti, perché in genere la statistica non è altro che un'informazione, una scienza che permette di raccogliere dati. Per cui qui molte postazioni non sono il classico computer di casa, ma saranno dei cluster, cioè dei veri e propri server dedicati a fare quel determinato tipo di lavoro. Chi si occupa di GIS, informazioni territoriali, sistemi di gestione delle informazioni territoriali, può usare Linux in quanto molti software open source sono direttamente compatibili con i software commerciali, per cui in seguito li vedremo. Chi fa 3D, specialmente in 3D cinematografico, workstation e farm, permette di distribuire il lavoro su più postazioni in maniera da diminuire i tempi di lavoro e una maggiore resa a livello di soldi e tempo. Sì. Naturalmente, cos'è una workstation? Il termine workstation significa posizione di lavoro, quindi il computer, a prescindere che sia un computer che viene usato per scopi casalingo, studi professionali, è un computer nato esclusivamente concepito per lavoro. Quindi, specialmente nel 3D, i computer vengono in maniera assemblati tenendo conto non solo della possibilità di lavorare in rete, ma dando le caratteristiche per cui possono riuscire a calcolare molti fotogrammi al secondo, specialmente a pieno carico, tipo i film che si vedono, tipo la pizza, cosa Linux, il loro motore di Renderman, che ha costruito film tipo Toy Story, ha costruito pure anche La ricerca di Nemo, sono concepiti proprio per essere usati in RenderFarm, proprio usando Linux. Mentre la RenderFarm non è altro che un particolare tipo di, potrebbe essere pensato come un particolare tipo di fabbrica, che il cui unico scopo è solo quello di renderizzare il lavoro dell'utente, a prescindere che sia un'immagine statica, ma soprattutto esclusivamente per fare animazioni 3D, perché nel momento in cui si viene a costruire un'animazione con un proprio programma preferito, ogni volta il software va a calcolare quanti frame ci sono, in maniera da poterci istruire una resa fluida, e questo fa calcolo. Poi i centri di ricerca, la NASA usa anche Linux, naturalmente per lo più sono anche per perché la NASA originalmente, penso che ancora adesso, usa Python per poter scrivere i loro script per la gestione di diversi compiti, e finiti anche oggi, e pensi anche gli archeologi hanno la loro possibilità di avere Linux con il suo distro, una loro distro dedicata. Andiamo avanti. Qui ho messo delle piccole, una brevissima elenco di alcune delle principali distro che si possono trovare, ma sono tantissime. Allora, quelle professionali, per lo più professionali, sono Red Hat, CentOS e Fedora. Red Hat è una delle storiche distro Linux. Poi c'è SUSE. E infine Debian, con la sua derivata Ubuntu. Dall'altro lato sono principalmente tutte distro derivate. E la maggior parte di quelle sono quasi tutte su Ubuntu. Per il semplice fatto che Ubuntu è giustamente un distro Linux che è pensato per essere possibile user friendly, quindi amichevole
rispetto alle persone che si avvicinano la prima volta a Linux. Ma adesso vediamo come scegliere. Giustamente, come detto precedentemente, abbiamo diverse distro per ogni utente, per ogni uso in cui Linux può essere impiegato. E infatti scegliere una distro non è facile. Prima di tutto bisogna pensare che cosa ci serve in effetti alla distribuzione. Poi si scarica l'immagine ISO, si scarica e si prova. Ormai quasi tutte le ultime versioni hanno la possibilità di provarle direttamente in live. Inserisci il CD, fai partire e carica in tempo, senza aver bisogno di installazione. Quindi una live potrebbe pure praticamente essere provata con un sistema che ancora bisogna formattare, cioè un sistema che ancora bisogna formattare. Se hai bisogno della distribuzione per un vecchio PC puoi valutare un paio. Questo perché? Perché vi sono alcune distro proprio pensate per vecchi computer, tipo LXDE, con il CDE, XFCE, che sono talmente leggeri che possono essere caricati su un computer abbastanza obsoleti perché occupano meno risorse. Se vuoi provare qualcosa di veramente affascinante, potrebbe volerci molto prove prima di trovare la versione giusta. Quando si installa, ricorda di creare la partizione sull'hard disk e conserva di live il CD, soprattutto quello con cui hai fatto l'installazione, perché può sempre servire. Quindi tutto si riduce in solo tre semplici cose: stabilità, procedura di installazione e corretta dei pacchetti. Questo perché? Perché stabilità è quello che permette di rendere la macchina, permette al sistema di rendere la macchina il più performante possibile, quindi senza sprecare problemi di instabilità, computer che vanno in crash, mentre sono sotto sforzo e roba del genere. Facilità di installazione, perché un utente, specialmente medio, non ha a livello di know-how quelle conoscenze che potrebbero servire per chi fa tipo un sistemista, e quindi andrebbe a perdersi tra le migliaia di scelte che l'installazione potrebbe offrire. E il corredo dei pacchetti, quello che stabilisce proprio differenza da distro a distro. Come detto recentemente, Linux è il kernel e non è la distribuzione. Se sentite sperimentare non serve una distro semplice. Questo sono per chi è più avanti. Ho imparato molto più di chi è quello più complesso. Non c'è data la spugna perché spesso volte Linux non è un sistema che è facile, però ripaga la fatica che uno fa. Leggete il più possibile. Soprattutto, se avete domande, potete rivolgersi a noi. Ma adesso, dopo questo bello scorso, voi vi direte, ma quali sono i software che possono essere usati a livello commerciale su Linux? Precedentemente abbiamo detto che Linux non è solo un sistema che fa girare software open source, perché naturalmente la maggior parte dei software open source sono nati per Linux, che poi successivamente sono fatte anche per Mac e per Windows. Però vi sono un sacco di soluzioni commerciali che permettono di essere usate su sistemi enterprise, quelli per aziende, tipo Primus 100S e Red Hat. Ci sono i convertitori RAW, che sono quasi tutti open source, questi che ho menzionato. Fotoritocco, vettoriale di Escape, che nella maggior parte dei casi Inkscape lo trovate già installato nelle istituzioni. Poi vi sono modellatori. Allora, qua quasi tutti questi sono commerciali, quindi sono software che sono di fascia alta. Cos'è tu? Di fascia alta. E sono tutti software, per caso, che vengono usati nell'ambito cinematografico. I motori di rendering con cui ci permettono
questi software ci permettono di vedere il risultato del lavoro che noi abbiamo fatto in un software che è modellato e animato. Poi ci sono i render cube, che non sono altro che particolari software che permettono di raccogliere determinati lavori e di smistarli sui server per fare le animazioni. Poi sono i software open source, bisogna usare con CAD, anche se il CAD non è molto affermato per un Linux, però ci stanno lavorando. I software di montaggio video, che implicano i primi implicano una doppia possibilità di uso. Non in linea vera, detto non lineare. I composer, che sono programmi che in genere vengono usati a livello pure cinematografico, che sono programmi che lavorano col 3D compositando la scena. Poi c'è il GIS, che come abbiamo detto prima è un settore di punta del mondo open source. Ovviamente i primi sono commerciali, il GIS e il City Engine, però esistono anche le versioni per Linux, non solo per Windows. Mentre QGIS, HGraph e UDIC sono open source. Poi ci sono i database, i software di statistica e LibreOffice, che è una suite di ufficio, tipo Microsoft Office. Vediamo un po' dove si trova adesso Linux. Queste sono aziende che per lo più usano Linux per lavoro e nelle loro postazioni. Non hanno anche programmi francesi. Usa Linux, la Spagna usa Linux. Inoltre, si stanno fermando in questi settori. Sistemi di controllo del traffico. La volta della Marina degli Stati Uniti, le sommergenze usano Linux. Proprio perché, essendo un sistema aperto, è possibile programmarlo e permette anche di legare il sistema alle proprie esigenze. E quindi è possibile fare di tutto, non solo esclusivamente quelli che dicono il contrario. Esempio d'uso, come ho detto prima, anche facendo vedere software, il cinema. Non ho frontiera dove sta arrivando. E vi lascio a leggere solo esclusivamente quello che c'è scritto. Ho finito. Domande? Domande. Arturo, domande? Ok. C'è un posto lì. Grazie. Diciamo che allora adesso nel frattempo, siccome lui deve montare, parla di una libreria praticamente open source, che è OpenCV, che serve per il rilevamento delle immagini, però ve lo spiega meglio, diciamo, Marco. Che sta facendo qui? Sta cambiando la bobina. Sì, sì, sì. Ah, che serve? No, c'è Vittorio. C'è da prendere che chiamato prima. Lo so, c'è il cellulare qua. Nel frattempo posso fare i cagnolini con... con il cinese. Vabbè, io parlo anche senza... non me ne frega della... In generale con la stampante 3D non è che si può stampare qualsiasi cosa, no? Ci sono delle grosse limitazioni legate alla strategia con la quale la stampante 3D fabbrica un oggetto, il modo con cui lo fabbrica. Entrando un po' nell'argomento, si può arrivare fino a personalizzare proprio a mano il codice che genera l'oggetto. Ma ho fatto una personalizzazione molto semplice, ho realizzato... Sì, sto aspettando che voi... Ah, ok. Dicevo,
Se entrando un po' nell'argomento si può arrivare fino a personalizzare proprio il codice che genera l'oggetto, e qui ho fatto una semplice personalizzazione dove l'oggetto è unico, però a un certo punto gli ho fatto cambiare io il colore e ho fatto portare l'estrusore in un punto dove è facile cambiarlo. È una stupidaggine che però permette già di realizzare un oggetto in due colori, che è un altro intento, tutto qui. Quindi questa procedura qui è frutto appunto di una personalizzazione. Non stanno a fare la doccia pure, scusate. Quindi c'è l'applauso, ecco l'applauso qua. Sì, questo qua. Quindi ora semplicemente gli faccio cambiare il filo, la stampante aspetta che io premo un tasto, quando ha cambiato colore premo questo tasto e lei ricomincerà a stampare esattamente da dove l'ho lasciato. È lì perché tu. Diciamo che era arrivato a fare giusto un prototipo, però ancora no, era proprio potevo anche implementare questo, di individuare voci, di tracciare movimenti, per esempio se rilevate movimenti, subito di avvisare, oppure di registrare se la registrazione non è attiva. Però l'importante, quello che avevo pensato io, era poter vedere da applicazione Android, riuscire a collegarsi al dispositivo che stava registrando e poter visualizzare il tempo reale ciò che veniva catturato. Poi è arrivato soltanto una cosa di prodotto, questo è il tempo non è funzionale. Questo qui è più semplice. Cioè, ormai ne avete sentito, ne abbiamo parlato già tantissimo, adesso c'è, diciamo come si dice, l'intervento ufficiale della sua stampante 3D, che è quello di Antonio, che è uno dei nostri principali modellatori, perché lui sta, diciamo, sta rifacendo una stampante sua, con i pezzi di questa, cioè li sta facendo e costruendo su una stampante, e i pezzi della nuova stampante, fatta da solo, li sta riproducendo con la stampante che abbiamo. Quindi di conseguenza è abbastanza, diciamo, esperto, diciamo che Gigi il maestro, gli allievi prediletti, diciamo, sono Antonio e Giovanni. Grazie. È iniziato tutto da Gigi, ha piantato il seme. Detto così, che sta crescendo, no. Orribile, sembra come cosa. Il seme sta di che sta crescendo. Sono malizioso, non puoi dire. Diciamo, come avete capito, diciamo, questa stampante chiaramente non è una stampante professionale, diciamo, è uno spizio che abbiamo e diciamo, poi rientra nello scopo del laboratorio, cioè sperimentare, diciamo, dare la possibilità a ciascuno di sperimentare le piccole attrezzature che ci sono in giro. Chiaramente, diciamo, non ha l'obiettivo di essere un leader di altra natura. Non è una stampante professionale, è sempre comunque una stampante desktop. Però all'interno delle cose che può fare una stampante desktop, i limiti sono solo relativi a quello che uno decide di sviluppare, a quello che uno vuole fare. Dal prendersi dei modelli già presenti su internet o fatti da qualcun altro, al fatto di decidere di creare delle cose per sé, delle cose che non esistono, delle cose che sono relative solo al proprio livello di capacità progettuale dell'elemento 3D. Per farvi un esempio, io mi sono disegnato, però vabbè, io utilizzo i CAD, mi sono disegnato da solo dei pezzi per il mio arco, cioè anche l'arciere, ho disegnato dei pezzi per il mio arco e li sto usando. Non esistono da nessuna parte, sono cose che mi sono disegnato io. E sto facendo altri progetti così. Ma li hai incollati? Come hai fatto? Perché 10x10? No, aveva fatto. No, sono esatto quelle cose che hai interrotto la stampa e messo il bullone, fantastico. Sì. Quello praticamente sto anche progettando un intero mirino micrometrico, quindi un mirino di precisione, dove all'interno sono presenti dadi, filettature, eccetera. Noi, la precisione della nostra stampante non ci permette di avere, diciamo, alcuni tipi di precisione su questo materiale. Allora ho deciso semplicemente di integrare con la tecnologia che abbiamo i pezzi normalmente presenti in ferramenta, quindi dadi e bulloni che posso comprare a una cifra irrisoria, stampare il resto a una cifra altrettanto irrisoria con la nostra stampante, ecco, la modica cifra di 5-10 euro, voglio esagerare, è la mia capacità progettuale,
stamparmi un mirino che normalmente costa dalle 200 alle 300 euro. Però ovviamente io... Con un livello di personalizzazione di quello di 200-300 euro non ti dà... No, con lo stesso livello. L'unica differenza è che quello magari è in alluminio piuttosto che in materiale plastico. E soprattutto ci ho risparmiato un bel po' di soldi, perché poi le prestazioni sono quelle. Quindi... Ma hai dovuto comprare le lenti? No, perché le lenti si usano, ci sono tre categorie di arco, le lenti si usano solo per il compound, quello che cioè, tutti gli alberi, le cose, io faccio stile olimpico e non hai lenti, è solo il cerchietto vuoto col puntino. Quindi anche quando anche ci fossero state le lenti avrei potuto inserirle all'interno del pezzo. Quindi le potenzialità sono solo relative alla capacità di visione che si ha del mezzo, perché è facile adesso farsi un attimino mettere in imbarazzo da un mezzo nuovo, da un mezzo sconosciuto, e quindi non riuscire a sentirlo familiare. Però da qui a poco questa barriera cadrà, perché sta entrando nella vita di tutti i giorni questo strumento, e quindi ci si rapporterà in maniera molto diversa. Quindi sarà facile capire che utilizzare una stampante insieme alle nostre capacità, quindi non utilizzare la stampante o le nostre capacità, ma integrare i due mezzi, sarà una cosa unica. Allora, innanzitutto ringrazio di nuovo Gigi, perché io ho preso le sue slide, che sono molto ben fatte, e le sto utilizzando ad hoc per questo incontro. Quindi noi abbiamo iniziato da un annetto con la stampa 3D, è stata un'esperienza molto utile, e ancora stiamo cercando di sviluppare qualcosa in più. Che cos'è la stampa 3D in realtà? È questo aggeggio che vedete qui. È il corrispettivo di una stampante per immagini, però che cosa fa? Stampa oggetti reali. Oggetti reali che sono solitamente materiale plastico, soprattutto se parliamo di stampanti desktop. Sono oggetti che possono avere varie forme, vari colori, e ora vedremo meglio in dettaglio quali sono le dinamiche proprio di produzione dell'oggetto. Analizziamo un attimino questa cosa da un punto di vista più basilare. Perché possedere una stampante 3D? Per lo stesso motivo per cui tanti anni fa ci si chiedeva perché possedere una stampante in casa, quando ancora era appannaggio soltanto di tipografie o grossi uffici, uffici pubblici, eccetera. Poi a poco le stampanti sono entrate in casa nostra, e oggi diventa una cosa abbastanza strana chiedersi perché ho un computer, perché devo avere una stampante per stamparmi dei documenti, perché è necessario come il pane. Cioè, chiunque ora non va più in una tipografia a stampare un documento, se lo stampa in casa ci vogliono 10 secondi e non spetta nulla. Per lo stesso motivo, fino ad ora ci siamo appoggiati a chi produceva, quindi partendo dalla grande industria ai piccoli artigiani per produrre cose che in realtà dal punto di vista concettuale conoscevamo, però non avevamo i macchinari. Soprattutto ci siamo basati su una strategia di mercato che è quella fatta dalle grandi industrie, cioè prototipi che sono fatti per una produzione di massa, macchinari che sono ottimizzati per quel tipo di prototipi, quindi cliché che mi vanno a stampare piuttosto che altri tipi di produzione un modello che ha quel determinato livello di complessità e che la procedura è stata proprio ottimizzata per quel tipo di oggetto, e che quindi poi andare anche a rivolgersi a queste persone per potersi far fare un modello personalizzato diventa problematico e molto molto costoso. Questa cosa con la stampante 3D non esiste. Perché? Perché il livello di complessità di un oggetto non è più rapportato al costo, non è più rapportato al tempo, e nella maggior parte dei casi non è più rapportato al materiale. Quindi abbiamo svincolato la produzione di un oggetto, la progettazione e la libertà di produrre ciò che abbiamo progettato dai livelli di tecnologia che altri soggetti esterni ci mettevano a disposizione.
No, il tramite è un oggetto molto semplice, anche una stampante piccola di questo tipo, che ha dei limiti anche come piatto di stampa. Questa ha un piatto di stampa di 11x14x10, quindi diciamo che questo è il volume massimo, però è un volume con cui si possono fare tantissime cose in realtà, per quello che possiamo fare, per quello che ci interessa nella maggior parte dei casi. È un mondo molto largo, grande. Questo tipo di tecnologia ormai si sta sviluppando da vari anni, se ne sente parlare molto di più negli ultimi 2-3 anni, però in realtà è una rivoluzione che è iniziata già da 10 anni. E la comunità è cresciuta molto, sono cresciuti molto i materiali, le tecnologie con cui è possibile stampare. Quindi non ci ritroviamo più in una fase embrionale come succedeva 8-10 anni fa, ma anche 6 anni fa. Ci ritroviamo già in un momento in cui, come è successo appunto per le stampanti ad inchiostro, noi possiamo prendere già un elemento che è affidabile, che ci dà anche a livello casalingo una precisione e un'utilità abbastanza alta, e soprattutto una comunità immensa a livello mondiale, ma anche a livello nazionale, che supporta tutti i nuovi sviluppi. Learn by making, cioè imparare facendo. Questa è una cosa che abbiamo avuto modo di sperimentare anche noi personalmente. Abbiamo iniziato con cose semplicissime, ovviamente, perché si comincia con piccoli passi, però poi la curiosità è come la fame, e man mano abbiamo cercato di vedere cosa riuscivamo a fare. Sempre ognuno con le proprie, come dicevo prima, ognuno con le proprie capacità, ognuno ci ha messo del suo. C'è chi ha lavorato su piccole parti del file finale, quindi sulla parte software, c'è chi ha messo un'idea, c'è chi ha detto guarda, possiamo sperimentare questo oggetto. Quindi anche in questo c'è una pluralità di azioni che è possibile fare, che ha un grado di libertà, un grado di libertà in più che prima non avevamo. Condividere le cose, questa è una cosa importantissima. È un po' la filosofia come la filosofia dell'open source, cioè io faccio una cosa ma non la tengo per me. Quindi ho la possibilità di metterla a disposizione gratuitamente di tutti. Ci sono, e lo vedremo più avanti, grandi comunità di persone che creano gli oggetti e poi li mettono a disposizione in librerie pubbliche. Quindi molto spesso ci capita che abbiamo un'esigenza particolare, però l'ha avuta anche qualcun altro da qualche parte del mondo, ha già risolto il problema, come succede per i software. Perché affidarsi per esempio a grosse distribuzioni Linux piuttosto che a Linux? Perché magari ha una comunità più grande, eccetera, eccetera, quindi se qualcuno ha avuto il problema più grande è probabile che l'abbia già risolto. Stessa cosa, se qualcuno ha già avuto la necessità di stampare un problema, risolvere una procedura di stampa, modificare un firmware, è probabile che già nel momento in cui lo penso qualcuno l'ha fatto, quindi è un vantaggio, un grossissimo vantaggio sotto tanti punti di vista. Come è nato tutto? Questo signore è Chuck Hull, è un ingegnere che nel 1986 inventò il primo processo di stampa 3D, ovvero la stereolitografia. Questo è quello a sinistra, è il primo oggetto stampato in 3D. Si trattava di un processo di stampa, se non ricordo male, a livelli di lacca, cioè quindi a strati di lacca, che è diciamo l'antesignano di quello che è stata poi la stampa a deposito. Da quello, ovviamente, era un tipo di procedura protetta dai diritti d'autore. Che durano 20 anni, quindi dall'86 questa procedura si è svincolata nel 2006. Da questo tipo di tecnologia noi abbiamo il file STL, che appunto significa stereolitografia, che è uno dei file più usati, come vedremo più avanti. Però dall'86 al 2006 era un tipo di procedura bloccato dalle leggi che proteggono le opere d'ingegno. Dal 2006 c'è stato un vero e proprio fiorire di questo tipo di tecnologia, perché è diventata libera, è pronto il brevetto, e noi dopo di allora abbiamo potuto cominciare. Cosa è successo dopo di allora? Che non dovendo più riferirsi a un brevetto industriale, è, come abbiamo potuto vedere prima, è nato Arduino, è successo una vera e propria rivoluzione.
la comunità ha cominciato a giocare, perché è cominciato così, su questo tema, il tema della stampa 3D. All'inizio le stampanti erano, rispetto a quelle che abbiamo visto anche casalinghe, erano veramente qualcosa di... da museo, pezzi da museo. Pezzi da museo, ma la stampa era così approssimativa che molte persone non avrebbero assolutamente investito nulla in questo tipo di disegno. Però per fortuna il gioco è uno dei corroboranti maggiori per sviluppare le cose, e la comunità, diciamo, che ha giocato tanto su questa cosa. Grazie ad Arduino, che permette tantissime applicazioni, quindi anche l'applicazione su macchine CNC, quindi macchine a controllo numerico, come sono appunto le stampanti 3D, che sono applicazioni specifiche delle macchine a controllo numerico. Tramite la comunità di Y, ovvero Do It Yourself, cioè tutte le persone, quelli che una volta si chiamavano gli appassionati di bricolage. Per bricolaci può intendere il legno piuttosto che il ferro, piuttosto che il cuoio, piuttosto che l'elettronica. Diciamo che col tempo questo tipo di propensione è andata sempre di più via via assumendo una connotazione più specifica, quella del maker. Quindi il maker è diventato una vera e propria categoria di persone, un grande insieme che unisce tantissime diverse entità, tantissime anime, e che però ha permesso di convogliare energie differenti in questo progetto. All'inizio è nato il progetto Refratto. Che cos'era il progetto Refratto? Era il progetto di una macchina CNC che si autoreplicava. Ovviamente l'idea iniziale era molto più astratta, cioè doveva comprendere una macchina che si autoreplicava in tutto, comprese le parti meccaniche, elettroniche, e le parti, come vediamo nella figura al centro, le parti di giuntura specifiche, che erano quelle del progetto in basso a destra. Poi, mano a mano che si andava avanti, anche grazie ad Arduino, si è visto che alcune cose conveniva già prenderle così fatte, quindi la meccanica con vari tipi di barre, i motori con vari tipi, con dei tipi specifici che sono i motori stepper, i motori passo passo. Diciamo che ci si è concentrate maggiormente sulle parti personalizzate, quelle che la società non forniva a un prezzo esiguo, e quindi lì è nata la vera e propria rivoluzione. Perché? Perché quello che già c'è a basso prezzo io lo prendo così com'è, ma quello che non esiste io lo prendo e lo faccio con un costo bassissimo. C'è solo la progettazione di mezzo, e questo ha permesso di sviluppare, dopo il primo progetto, tutta una serie di spin-off e di fork che hanno permesso di ampliare il progetto. Qui vediamo meglio. Ci sono le parti arancioni, che sono tutte le parti in plastica stampata. In basso possiamo vedere dei cuscinetti. Lì a destra vediamo cinghie e le barre lisce dove far scivolare i cuscinetti. Quindi questi sono tutti elementi che possiamo tranquillamente trovare in qualsiasi ferramenta. Questo ha permesso in diverse parti del mondo, con una facilità davvero impressionante, di far evolvere il progetto e appunto condividere quelli che erano i cambiamenti che i vari maker facevano al progetto originale. Quindi il progetto ha cominciato ad avere una comunità sempre più grande, dove ogni singolo miglioramento fatto da un maker veniva condiviso su tutto il pianeta, e quindi questa cosa è cresciuta molto velocemente. Quindi, come potete vedere, stampante a sinistra che ha fatto i pezzi per fare la stampante a destra. Sì. Quindi tutte le stampanti RepRap sono a deposito di filamento, tecnologia FFF, economicamente competitivo, perché appunto abbiamo detto si basavano su pezzi che erano di facile reperimento e di bassa spesa, e su pezzi stampati. E l'autoreplicazione permetteva appunto di condividere il progetto, e una volta fatta la stampante di creare i pezzi per farne un numero illimitato di pratica. Abbattere i costi tantissimo. Sì, e di abbattere i costi, perché ovviamente all'inizio c'era chi stampava diciamo quasi gratuitamente, perché c'era gente che si metteva a disposizione, stampava le parti che non era possibile comprare e te le inviava. Però una volta prese, quindi c'era anche il prezzo della spedizione, ma una volta comprate le parti per fare una stampante, io non potevo fare molte cose, quindi poi il costo diventava veramente ridicolo.
rispetto al costo iniziale, oltre a chi vendeva i kit completi. Da qui è nato tutta una fascia di economia legata proprio alla stampante, cioè i filamenti. All'inizio i filamenti iniziali erano molto, molto rudimentari. Se pensate che c'erano filamenti di 3-4 mm dove lo spessore non era preciso, all'inizio alcuni erano addirittura autoprodotti, eccetera eccetera, il materiale anche diciamo poco ottimizzato per il tipo di processo, invece adesso siamo arrivati a filamenti che sono selezionati, sono estrusi con una precisione di pochissimi micron e verificati al laser, perché deve essere, il processo di stampa deve essere perfetto per darci un oggetto di buona qualità. L'elettronica, si è iniziato con Arduino, ma varie case produttrici hanno si sono autoprodotte ormai i pezzi o utilizzano diciamo altri tipi di piattaforma elettronica. Corsi che è possibile frequentare sia da grandi società, che alcune sono delle start-up che sono partite molto da un ambiente diciamo quasi casalingo di preparazione dei kit e poi sono cresciute così, altre invece sono state dei grossi investimenti, ma ce ne sono tante che forniscono dei corsi di preparazione. Componenti meccaniche, si è passato da un momento iniziale dove si utilizzavano delle componenti meccaniche o autoprodotte o diciamo utilizzando dei pezzi che erano fatti per altro e convertendoli alla stampa, a dei pezzi che sono stati progettati per essere specificamente usati per la stampa 3D. Venditori, ci sono grandi marche come noi abbiamo qui, vabbè, non dico il nome, però abbiamo qui il nome. La Sharebot, diciamo la casa produttrice italiana più affidabile al momento di stampante 3D. Io sono molto contento di questa stampante perché all'interno supporta il firmware open source che si utilizza, no? Quindi sebbene alcune parti non supportano il principio di replicabilità come quello di prima, di barre filettate, no? Quindi questa è una macchina prodotta per forza, si può costruire per forza con grandi macchinari, però all'interno è completamente open source, che è quello che a noi interessa, no? Quindi possiamo mettere mano nel firmware, possiamo personalizzarlo e ha un'affidabilità che ci ha permesso appunto di lavorare molto bene. E questo bene. È un valore in più. Sì, è un valore in più che la nostra macchina, perché è uno strumento, non solo la stampante di per sé ci permette di personalizzare le cose che produciamo, ma questo fatto di avere il software open source ci permette addirittura di personalizzare lo strumento. Quindi è nostro a tutti gli effetti. Un esempio è che il suo piano del piatto di stampa è 10x14, noi l'abbiamo fatto diventare 14x11. Quindi abbiamo aggiunto un centimetro perché la limitazione era software, noi potendo, essendo sicuri dei fatti nostri, delle variabili che modificavamo, che abbiamo fatto senza problemi. Scusi, quindi, no, lo sai benissimo che... Quindi questo è stato un altro vantaggio, perché ovviamente vedremo dopo perché ha migliorato la qualità rispetto al progetto iniziale Repra. I negozi, addirittura adesso è possibile anche in negozi in grandi distribuzioni trovare materiale, come per esempio, facciamo un esempio, i filamenti di questa adesso li vendono a MediaWorld. Se prima me li dovevo ritirare dall'Olanda, quindi aspettare il tempo, pagare le spese di spedizione eccetera eccetera, perché all'inizio il venditore più vicino stava lì di filamenti di buona qualità, adesso c'ho 10 minuti, devo stampare, vabbè, prendo la macchina, vado al centro commerciale e prendo il filamento. Quindi è una cosa che è entrata senza mezzi termini nel nostro uso quotidiano, anche se diciamo qui da noi ha uno sviluppo un pochino più lento rispetto ad altre parti d'Italia. Su cosa si basa il concetto della stampa 3D? Innanzitutto si basa su un concetto di estrazione dei volumi che parte dall'unità di misura, cioè il voxel. Se voi pensate all'unità di misura di uno schermo, cioè il pixel, dove c'è questo piccolo quadratino dove noi abbiamo delle informazioni cromatiche che poi vanno a comporre l'insieme di tutti i pixel, va a comporre l'immagine finale.
immaginate un ologramma 3D, quindi un'immagine 3D dove noi abbiamo dei voxel che vanno a dare le rispettive informazioni che poi compongono l'immagine finale. Ovviamente, come nello schermo, nel normale schermo del computer, maggiori sono i pixel per centimetro e migliore la qualità, alla stessa maniera, più voxel ho, più l'immagine, diciamo, diventa fedele rispetto a quello che vogliamo rappresentare. All'inizio ne avevamo i vecchissimi schermi, quelli a quadratoni, mentre adesso abbiamo schermi HD dove abbiamo sempre ridotto sempre di più la dimensione del pixel, e la stessa cosa si è fatto con il voxel, che mano a mano la densità, esatto, però ci sono all'interno sono delle informazioni. No, è che hai detto più voxel, però intendevi aumentando la risoluzione, sì, quindi aumentano i voxel totali, esatto, nello stesso spazio. Sì. E poi, okay, quella è la stessa cosa che abbiamo fatto con i pixel per, sì, per le immagini bidimensionali. Okay, qui possiamo vedere di differenti definizioni, risoluzioni. Da una risoluzione bassissima come quella in alto a sinistra, via via crescendo fino a diventare una risoluzione che approssimativamente ci dà un'immagine abbastanza realistica dell'oggetto. In questo caso è un maggiolone, quindi un'auto con curve molto spiccate, quindi diciamo che quindi se con una bassa risoluzione io ho una scarsa resa di un oggetto tridimensionale così complesso, man mano che la risoluzione aumenta mi ritrovo ad avere un'immagine sempre più fedele. Generalizzazione del funzionamento. Come dicevamo prima, il funzionamento di una stampante 3D non è nient'altro che un'applicazione specifica delle macchine CNC, ovvero delle macchine a controllo numerico. Che cosa sono le macchine a controllo numerico? Sono tutti quei macchinari che controllano il movimento nelle tre dimensioni e controllano anche delle funzioni applicate al movimento. Nel nostro caso che cos'è? La funzione è relativa all'estrusione del filo, quindi anche al riscaldamento preliminare all'estrusione del filo, e quindi anche al movimento che serve per depositare il filo nelle parti che ci interessano e che vanno, come abbiamo visto nelle immagini di prima, a comporre poi l'oggetto tridimensionale. È l'unica macchina a controllo numerico? No, forse è una delle più recenti. Tutte le macchine, che ne so, taglio laser, piuttosto che frese 3D, frese 2D, ce ne sono tantissimi, di tantissimi modi, bracci meccanici, possono essere di vario tipo. In questo caso, le macchine CNC che si utilizzano per la stampa 3D, solitamente sono macchine cartesiane a tre assi, anche se di macchine cartesiane ce ne sono anche a molti più assi, però diciamo che hanno applicazioni di tipo diverso. Come si applica la tecnologia, cioè il concetto del voxel alla nostra tecnologia? Fondamentalmente, come vediamo in alto a destra, la tecnologia di estrusione è molto simile a quello che il pasticcere fa con la tasca della pasticcere, Ah, ok. E che non tutti sanno il termine sacca cosa, fatto anche l'aiuto pasticcere. Ovvero, dove serve, io deposito del materiale. Il pasticcere deposita della crema, quindi stringe e deposita quando serve la crema, dove non serve non lo fa, e compone il disegno di crema, di bagno, di quello che è. La macchina che fa? Riscalda un filamento che quindi diventa malleabile per poter essere estruso, viene spinto fuori e depositato solo dove mi serve. Quindi il processo di deposito del materiale non è un processo continuo, è un processo alternato e controllato tramite software. Come funziona? Allora, nell'immagine in alto a sinistra noi abbiamo questo quadrato che è vuoto. Diciamo che in questo caso, mettendo
ipotizzando una risoluzione molto bassa, quello potrebbe essere una generalizzazione di un certo, fate finta. Allora, cosa faccio io? Vado a depositare il materiale solo dove mi serve, ovvero, come vedete nella animazione, in basso a sinistra, con le frecce nere, noi andiamo ad indicare solo i movimenti associati al deposito di materiale. Con la freccia blu invece i movimenti liberi, cioè ovvero dove la macchina si ferma e smette di depositare, perché come avrò delle parti piene avrò bisogno di dei vuoti per delimitare l'elemento che vado a costruire. Quindi in questo caso abbiamo un quadrato nero esterno e un quadrato pieno interno. Alla stessa maniera avremo quattro movimenti di estrusione che vanno a delimitare le quattro facce e questi altri cinque movimenti che mi vanno a fare il quadrato interno. Approssimazione. Ovviamente la macchina, per quanto precisa, approssima le forme che noi andiamo a stampare. Ovviamente con grandi livelli di precisione, quindi con risoluzioni molto alte, diventa quasi impossibile distinguere una curva, che concettualmente è il disegno che magari vogliamo fare col cilindro, da un insieme di piccoli segmenti, molto molto piccoli, che vanno a comporre la curva. Però se andiamo in nuce ad analizzare il discorso, noi stiamo facendo lo stesso discorso del quadrato di prima col cerchio, ovvero noi abbiamo un cilindro cavo, andiamo a costruire questo parallelepipedo cavo, che poi in realtà man mano che aumenta la risoluzione non è più un parallelepipedo, diventerà prima un prisma a base pentagonale, esagonale, eccetera, finché le facce sono talmente tante da non riuscire a distinguerle all'occhio nudo. E questo è stato uno dei tanti miglioramenti che hanno reso ormai questa differenza praticamente impercettibile all'occhio nudo. Però concettualmente è questo. Cosa fa la stampa? Se prima, nelle due slide fa, abbiamo visto che noi costruivamo il quadratino semplice come semplice percorso, dovendo costruire un volume, noi cosa andiamo a fare? Andiamo a stratificare. Qui abbiamo un volume semplice, perché ogni layer, ogni strato è uguale all'altro. Quindi noi andiamo a depositare strato su strato i vari layer e a comporre l'oggetto finale. In realtà non è indispensabile fare dei layer uguali, nel senso un oggetto complesso non è fatto di layer uguali. Noi stiamo prendendo questo esempio perché è un esempio semplice per far capire come funziona. Quindi io strato per strato vado a costruirmi l'elemento, come se lo tagliassi, come se lo affettassi, in fettine molto molto sottili che dipendono dalla risoluzione che uso, ma sempre via via più preciso, ovviamente man mano che diminuisce lo spessore del layer che faccio. Però il principio è uguale, non cambia. Io vado a fare sempre lo stesso identico discorso. In questo caso faccio sempre lo stesso percorso di estrusione. Se la forma è complessa e quindi la sezione varia man mano che lo affetto, varieranno anche i percorsi. Quindi, quali tipi? Questo discorso che abbiamo visto dell'area trap e del deposito di filamento, che è un discorso che nasce dalla stereolitografia, è il discorso da cui si è sviluppato all'inizio, però non è l'unico discorso, nel senso in questi 10 anni sono nate tantissime tecniche di stampa 3D. Molte tecniche sono tecniche proprietarie, sono state brevettate da varie case produttrici di macchine. Allora, ci sono le tecniche a deposito di filamento, come ci sono le tecniche che si basano sulla cristallizzazione di resine liquide, macchine che si basano sull'estrusione di paste speciali, per non parlare poi delle stampanti professionali che hanno altri metodi di sintetizzazione molto complessi e molto costosi, però ovviamente lì stiamo parlando di tutt'altra cosa. Comunque è diventato un panorama complessissimo, un panorama molto articolato che è passato praticamente in pochissimi anni da una, se vi ricordate, abbiamo parlato della comunità making,
di gente che giocava con oggetti con una risoluzione molto poco professionale, diciamo che ha più uno sfizio, si è passata a stampare dei pezzi sintetizzati al laser su polveri di metalli molto costosi, di leghe metalliche molto costose, che possono essere usati per esempio per produrre protesi, per protesi medicali che vengono utilizzati per sostituire parti umane o di parti per reattori di aerei piuttosto che per turbine e altri elementi molto 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 professionali con una prestazione specifica altissime che viene difficile produrre con i metodi tradizionali, cioè con questi metodi che sono nati da quel progetto, da De Prato, quella cosa con le astine di metallo che vedevamo all'inizio e che era molto impreciso, si è passato a una precisione infinitamente superiore ai metodi tradizionali. Quindi siamo arrivati, grazie proprio alla grande comunità, alla comunità aperta che dispone di numeri molto grossi, a poter sperimentare così velocemente da superare l'industria in questo, cioè grazie a questo. Ovviamente non è sempre vero, nel senso che chi possiede queste tecnologie li possiede ancora l'industria, però senza il discorso che abbiamo visto prima non sarebbe stato possibile, o sarebbe stato possibile molti, molti, molti anni dopo. Queste sono stampanti desktop, quindi ritorniamo al discorso non professionale, stampanti casalinghe. Anche all'interno delle stampanti casalinghe il panorama è molto ampio. E varia molto in tecnologia di stampa, varia molto in materiali, è possibile addirittura, come vedete nell'ultima immagine, estrudere paste che sono commestibili, quindi cioccolato piuttosto che altri materiali. Ho visto l'altra volta una stampante che stampa le pizze, ovviamente da amante della pizza non mangerei mai una pizza stampata, preferisco la tradizionale, però questo ci fa capire che sono veramente tantissimi gli sviluppi che si possono prevedere. È possibile cambiare un estrusore di una macchina come questa, farsi un estrusore di pasta e stampare del cioccolato. È possibile anche questo. Però quali sono i metodi principali? Nella maggior parte delle stampanti desktop sono due i tipi di materiale che vengono stampate con deposito di filamento, ovvero il PLA, l'acido polilattico, che è un polimero che viene derivato dall'amido di mais, quindi è un polimero di natura organica che è biodegradabile, ha delle prestazioni, non è tossico, ha delle prestazioni inferiori all'altro che vedremo dopo, ed è lo stesso per intenderci che usiamo nelle buste del supermercato, quelle riciclabili. L'ABS invece, il classico materiale plastico, diciamo ormai tradizionale, quello dei mattoncini Lego, materiale molto resistente, più resistente alle temperature del PLA. Ovviamente non è atossico come il PLA, ovvero stampare per lunghi tempi con l'ABS è gestito di accorgimenti come cappe o ambienti dove c'è sempre una finestra aperta, perché è sempre un materiale di origine plastica però petrolchimica. Però attualmente sono quelli più diffusi, anche se attualmente l'ABS sta andando un po' in declino e sta, diciamo, maggiormente prendendo piede in aria. Il discorso è sempre lo stesso, la stampa a deposito di filamento. Come funziona? Noi abbiamo una bobina di materiale come questo, che mano a mano, grazie a un tirafilo collegato a uno dei motori, ci sono vari motori passo passo in una stampante 3D, uno è collegato a un tirafilo che mano a mano, sempre prendendo, diciamo, ordini dal software e dal file, tira il filo in base a quanto ce ne serve per stampare. Vi ricordate il discorso percorso stampato, percorso non stampato? Ecco, lui tira il filo solo quando io devo estrudere. Quando non devo estrudere, il filo resta aperto. Il filo finisce in una parte che è dedicata alla stampa, che è composta di una parte che riscalda il filo, lo stende, e lo porta alla temperatura che mi serve ottimale per stampare. Questa temperatura varia secondo il materiale, non è sempre la stessa, il PLA ha una temperatura, l'ABS ne ha un'altra e così via. Il materiale a quella temperatura diventa malleabile, passa attraverso un nozzle, attraverso un ugello, e prende le dimensioni che gli ho detto io
montando questo impianto. Io posso montare vari uccelli su questa macchina a seconda di qual è la dimensione che nella mia stampa preferisco avere, quelle ottimali. Certo, ogni stampante ha un range di usare da tot a tot, però in generale ormai diciamo che sono diventata abbastanza standard. Questa cosa era vero prima, era molto più vero prima quando diciamo le varie case si facevano dei pezzi personalizzati, ma ora i nozzo sono diciamo abbastanza intercambiabili, quindi questo varia in base a quelle che sono le mie preferenze. Il filamento prende le dimensioni dell'ugello che gli ho montato e va a stampare, e lì stampa 9, stampa su un piatto di stampa. I piatti di stampa sono di differenti dimensioni, a volte di differenti materiali, possono essere riscaldati o meno. Per esempio il PLA permette di stampare tranquillamente anche con un piatto come il nostro non riscaldato, mentre se prendiamo un materiale come l'ABS che necessita di accorgimenti particolari dovuti al restringimento, abbiamo bisogno di un piatto riscaldato. Però il principio è sempre lo stesso: ho bisogno di un posto dove stampare. Il posto dove stampare può avere la caratteristica, può essere fermo, può muoversi soltanto in altezza, può invece essere fermo in altezza e oscillare. Questo lo vedremo, varia in base al tipo di stampante. Quindi, cambiando l'ugello, cambia la dimensione del corso. Cambia la dimensione del filamento di stampa, cioè di quanto restringe. Sì, quindi poi di conseguenza puoi ottenere una risoluzione più alta, però comunque il fattore più importante è il tempo di stampa, esatto. Perché se tu aumenti la risoluzione, già il tempo di stampa è alto. Sì. Okay. Allunghi di tantissimo, e sono due parametri che ti aumentano la risoluzione del boss. Uno è questo, l'ugello. E la velocità. E l'altro l'altezza dell'aria. Quanto sottili sono queste pentine? Sì, quindi sono questi due tipi di spessore. Uno, diciamo che è la grandezza del buco della sacca a bocce. Esatto. E l'altro è quanto è sottile il layer che vado a fare, quanto grosse sono le fette. Perché posso avere un filamento sottile, però alto così. Quindi posso avere invece un filamento sottile con layer così, la risoluzione è molto maggiore, i tempi di stampa. Considera piano, non è tipo una goccia, una merda, no? No, sono strati. Come abbiamo visto quel cilindro dizionale, quelli sono le fette, sono i layer, sono gli strati. No, io posso decidere. Perché la logica sarebbe che la migliore approssimazione di un cubo è la sfera, quindi andrebbero stampate delle sfere laddove corrisponde il cubo pieno. Però qui interviene la strategia di fabbricazione di questo tipo di tecnologia, che è quella di fare in modo che laddove, diciamo che approssimi con un cilindro anziché con una sfera, quindi fai corrispondere tutti un'unica linea che passa per tutti i cilindri pieni e là approssimi il cubo pieno con una linea. Okay. Questa è la strategia specifica del brevetto FFF. La distanza tra l'ugello e il piano la cosa dipende da quanto dipende da quanto hai settato la risoluzione. Se tu hai una risoluzione alta sarà maggiore. Posso rispondere io a questa domanda? Uno degli aspetti, sono due le risposte da darti. Una, qual è la massima altezza di risoluzione? Ovviamente è il massimo diametro dell'ugello, no? Io non posso fare un'altezza superiore al diametro dell'ugello. E poi c'è un altro aspetto. Una delle fasi più importanti della stampa in 3D è come la plastica sul primo layer aderisce sul piatto di stampa. Quindi solo per il primo layer ci sono impostazioni diverse rispetto a tutto il resto della stampa. Un esempio quello pratica, quello così trasso. Sì, esatto. No, ma c'è di più di soltanto la stampa in sé. Se la plastica non attacca bene al piatto di stampa, nel muoversi poi la stampante si può staccare l'oggetto, un aspetto. Secondo aspetto, la plastica mentre si raffredda tende a deformarsi, a restringersi.
Quindi si è visto che se si riesce a far attaccare bene la plastica, poi quando si continua nella stampa, se la plastica all'inizio si è attaccata bene, tende a rimanere ferma, a cristallizzarsi in quella come posizione. Il cioccolato temperato. Come il cioccolato temperato. Sì, il principio è che si ritira e si anche se dimensioni minime, più aumenti la superficie, che aderisce al piatto, maggiore è la tensione che i due materiali fanno, e più sarà capace di resistere alla tensione contraria, quella di raffreddamento che tende a tirarlo via. Questo è il principio fondamentale. Ovviamente sul piatto. Sì, è quasi immediato. Poi diciamo che il raffreddamento viene cercato di favorire dal raffreddamento, eccetera, eccetera. Perché? Perché a differenza della sank poach, dove io estrudo della crema che rimane di quella densità, quello che mi serve a me è estrudere un materiale che è malleabile nell'esatto come in tutto il suo del corso. Ma poi lo voglio aggiungere. Perché? Perché altrimenti, se rimane malleabile, io sopra avrò sempre più difficoltà a costruirci altra roba. E quindi la forma non mi parla uguale, esatto, non diverrà la stessa, perché essendo malleabile eccetera, io non voglio che c'è. Ok, quali sono i prego? Abbiamo una tecnologia di produzione molto pulita, ovvero abbiamo scarsissimo spreco di materiale, perché non è una tecnologia a togliere, quindi non abbiamo sprechi, tranne in dei casi, cioè nei casi in cui mi serve il materiale di supporto. È una tecnologia stabile, perché come abbiamo detto prima, una volta raffreddato il materiale non cambia forma e ha dei vantaggi geometrici. Come mencionavo prima, la complessità non comporta altri accorgimenti, non comporta un aumento di tempo, quello è dovuto soltanto al tipo di risoluzione, e non comporta costi più maggiori. Per esempio, vediamo, al centro abbiamo stampato con una macchina non come questa, ma con due testine di stampa, un oggetto composto di due materiali diversi. Uno, per esempio, può essere il DSLR piuttosto che l'ABS, e l'altro è un materiale solubile. Stampo questo oggetto in due materiali, poi vado a metterlo a seconda del materiale, in acqua, in limonese. Il secondo materiale si scioglie e mi resta solo una forma che io non potrei stampare senza tecnologia, senza struttura di supporto. Quindi perché? Perché avendo delle parti a sbalzo, una volta che vado a stampare cadono. Quali sono i contro? Grigio, ovvero i ponti. Io non posso stampare nel vuoto. Se io ho delle strutture verticali e fino a questo layer sono delle colonne, e devo stampare una parte che va da qui a lì, quindi non è più il cilindro dove ha tutte le stesse sezioni, le stesse fette, ma in questa fetta io ho del materiale dove non poggio nulla, io ho, a seconda del materiale, degli intervalli di distanza dove il materiale ancora regge, ma oltre un certo intervallo io ho bisogno di strutture di supporto, e quindi arriviamo al punto B. Il supporto. Quell'immagine è un lupo dove tutte quelle cose verticali che vedete sono le strutture di supporto che poi vanno rimosse, che vengono stampate per permettere, come scamotage, che permette alla parte stampata che mi interessa di non cadere, ma non sono delle parti che mi interessano. 3. Il restringimento, come dicevamo prima. E a seconda dei materiali è una cosa che devo più o meno tenere in considerazione, a seconda del layer, come diceva Gigi, nel primo layer è una cosa molto, molto importante, perché più permetto una lesione massiva nel primo layer, maggiormente io riuscirò ad evitare i problemi di restringimento e di distacco, che sono quelli che sono alcuni dei problemi che mi mandano in campo la stampa. Anche a livelli avanzati, quindi è una cosa che magari arriva al 75% e fallisce, perché non è una cosa che io voglio stampare. Queste sono alcune tra le prime biforcazioni dei progetti originali del RepRap, sono già molto, molto obsolete, però diciamo che queste hanno permesso di sviluppare vari tipi di tecnologie stampanti, anche lì, tra quelle per alcuni che non possono andarsi da solo. Il
il meccanismo però parte sempre dalla costruzione di una stampante cartesiana a tre assi. Può cambiare di molto, però quello della RepRap originale come funziona? Abbiamo un carrello che si muove sull'asse Y, una slitta, ci sono, diciamo, dopo varie sperimentazioni hanno optato questo perché aveva vari tipi di convenienza rispetto allo strutture. Un carrello dove è montato l'estrusore e il motore dell'estrusore che si muove sull'asse Y e due assi Z che muovono questo carrello, quindi questo secondo carrello è montato su due viti come queste, su due barre filettate che si muovono in maniera molto precisa e si spostano layer per layer e mi danno quei sottilissimi strati che mi permettono sia di dimensionare la precisione finale che voglio. Un attacco praticamente sì, non vado lì, invece di sezionare un oggetto già esistente come nata, io costruisco un oggetto strato per strato. Esattamente, il principio è sempre lo stesso. Infatti è possibile, grazie ad applicazioni medicali, prendere un file come quello della TAC e convertirlo in un file sì, per stampare. È la tecnologia con cui si fanno le protesi articolari. Io prendo, se ho un osso da ricostruire, prendo quello dell'altra gamba, quello buono, lo faccio in maniera speculare e vado a ricostruire. Perfettamente, esattamente. Spareranno gelli. Ci stiamo arrivando, eh? No, prima o poi, è già successo. No, è già successo. È già successo, ci sono. No, anche per gli organi. Un conto per estruderli, un conto è renderli funzionali. Ora parliamo loro. Sono le cose, se io sono sentito che sia al volo, hanno stampato la prima delle vesciche in 3D. Fatte con le stesse cellule anche un rene, anche il rene hanno stampato, anche il rene, però non sono funzionanti, certo, come organi. L'unica la cosa è un contenitore di liquido, in questo senso funziona, però ha anche altre funzioni secondarie che non è possibile riprodurre. Per ora è possibile stampare dei microfegati che sono già in commercio da delle industrie di bioprinting e che vengono utilizzati al posto delle cavie animali, però sono dei fegati che riproducono solo una funzione del fegato e quindi sono, diciamo, mirati per quello, per alcuni test specifici. Ancora un organo completo in 3D funzionante con tutte le funzioni non è possibile, ma tempo ci vuole. Tempo di arrivarci. Gli Spirit Project dal progetto originario che vediamo all'inizio, che è il progetto quello con tutte le meccaniche ad aste, sono quelli con il box come vediamo qui e quelli con, diciamo, un frame che va a irrigidire la struttura come quello che vediamo qui. Questi sono quelli più diffusi. Questo è quello che vediamo all'inizio. Abbiamo lì l'asse dove si muove il carrello. Abbiamo i motori dell'estrusore montato su, dove che si muove sull'asse X, i motori stepper per appunto il movimento verticale, quello di tiraggio. Insomma, è un sistema semplice, però diciamo abbastanza ben definito. Ci sono anche gli endstop. Che sono gli endstop? Sono gli afferini che dicono ai vari movimenti quando fermarsi, cioè movimenti di fine corsa. Parti meccaniche. Cosa viene dopo le parti meccaniche? Ce ne sono di vario tipo, l'abbiamo visto. Questo è un modello tipico di come della terza tipologia, cioè di quella. Questi sono tutti i modelli, ora vado un po' a stringere. Ci sono vari produttori adesso, vari tipi di risorse sul web, da risorse puramente informative come la wiki proprio del RepRap, che diciamo che è alimentata una nostra comunità, a risorse industriali, risorse a pagamento come filamenti, macchine già prodotte, eccetera. Kit per farsela, diciamo che è un panorama abbastanza vario su cui
appoggiarsi a seconda di quelle che sono le nostre propensioni, di quelle che sono le nostre risorse, eccetera, eccetera. Per esempio, uno dei vantaggi anche del prendere un kit e costo del senatore qual è? Che rispetto a una macchina comprata, certo, potrei avere una precisione che non è detto minore, ma una cosa è sicura, non ho un'obsolescenza programmata. Per chi non lo sapesse, l'obsolescenza programmata è un escamotage che usano i produttori di vari tipi di tecnologie, soprattutto tecnologie informatiche, ma non solo, per rendere obsoleta dopo un tot di tempo un determinato congegno, anche se in realtà obsoleto non è. Nei kit questo non esiste, perché io non, dopo uno o due anni non andrò, non avrò bisogno dello stesso fornitore di kit per mettere mano sulla mia stampante 3D, quindi ovviamente essendo fatta da persone che non sono dei produttori professionisti, questa cosa non succede. È un altro grande vantaggio. Qual è il processo di stampa? Si passa dal file STS a un programma di slicing, che cioè è un programma, quindi il file STS è un file, come dicevo prima, di stereolitografia, cioè mi dà un oggetto che è possibile poi convertire in un file stampabile attraverso un programma che fa che cosa? Che mi produce dal modello 3D le varie frecce, cioè mi affetta il programma e genera un codice che si chiama G-code, che su una fetta fa il discorso che abbiamo visto all'inizio, cioè gli dice fai questo percorso, vi ricordate? Percorso stampato, percorso non stampato, sempre vettoriale, vettoriale, sì, vettoriale. Vettoriale, il G-code è vettoriale, ma le informazioni quali sono? Vai da qui a qui e stampa, vai da qui a qui e stampa, vai da qui a qui e stampa, vai fino a là senza stampare, poi vai di nuovo a stampare. Cioè, era un programma come l'istruzione da dove tanto il programma del logo, sì, in generale questo discorso non è un discorso da stampante 3D, ma un discorso di giorno delle CNC. Sì, esattamente. Tutte le CNC funzionano. Funzionano in questa maniera, solo che i passi che deve fare. È una tartaruga, sì, era un triangolino a video, sì. Tu gli davi per esempio 10 app, poi gli davi 20 lettere, sì, esattamente. In generale, come giustamente diceva Gigi, in generale un codice che funziona su tutte le CNC, solo che magari in altri tipi di CNC si aggiunge un modo di fare comune a tutte le macchine, esatto, controllate numericamente dal, sì, computer, il fatto di generare un codice di comandi elementari chiamato in questo caso G-code, e quindi la macchina non sa che sta stampando un oggetto 3D, ma banalmente si limita, sì, a riprodurre quei movimenti che sono con esclusione estensione. Perché rispetto magari ad altri tipi di processi di CNC è più semplice, infatti in altri CNC si usa anche l'M-code, che è un altro tipo di codice macchina che si aggiunge a G-code. Nel nostro caso è totalmente inutile, perché per altre cose abbiamo il firmware interno. Formati di input, cioè appunto come abbiamo parlato. Anche altri formati di quel DVG può essere convertito. Devi passare dal DVD all'STL, esatto, o per ora vediamo anche altri formati. Cioè, il passaggio diretto si può passare all'STL, che è appunto anche quando su Photoshop non puoi stampare direttamente. Sì. Devi salvarlo in PDG, in PDF, in JPEG, e questo è il significato di discorso con ROM, no? Sì, esatto. Comunque in generale devi passare a qualsiasi tipo di modello che hai fatto, un modello 3DS, un modello di PC. L'STL è un formato grezzo. È un formato. Diciamo è l'ultimo formato, sì, che poi si dà in pasto alla catena. Sì, prima di fare l'affettamento lo slice. Può essere un open scap. Quindi cosa rappresenta l'STL? Rappresenta appunto la mesh dell'oggetto ormai finito. Se invece pigliamo un file OBJ, cioè dove noi andiamo a rappresentare l'oggetto, che cosa succede? Che insieme a quelle informazioni abbiamo anche delle informazioni aggiuntive,
cioè informazioni che riguardano la superficie, il trattamento superficiale. Cosa è mesh? La mesh è l'insieme delle facce che compongono un oggetto complesso e che vengono in astratto ridotte a piccoli triangoli. Quindi tu una superficie complessa, che può essere una superficie piana, come può essere un insieme di curve, tu la sintetizzi in piccole facce triangolari piane, molto piccole, ma più piccole sono, è come era per il discorso, no, del passaggio dal quadrato al cerchio, no? E che quindi io più faccio un poligono, maggiori sono le facce del poligono, più sembra un cerchio. La stessa cosa per le mesh, maggiori sono il numero delle mesh che utilizzo per rappresentare una superficie e più sarà realistico. Sì. Poi la MS, quindi qua andiamo a complicare ancora di più la cosa, però alla fine dei conti per stampare le informazioni che ci servono sono più che altro delle informazioni di volume che possono essere prese anche dagli altri file, però diciamo che già il file STL ci dà tutto quello che ci serviva. Non ha un'unità di misura, normalmente noi ci riferiamo all'unità di misura in millimetri. Però ovviamente poi che cosa succede? Succede che la conversione la dà cosa? Il firmware che io metto dentro che va appunto settato apposta per la macchina. Ogni macchina monta un firmware diverso, alcuni sono open, come siamo noi, però vanno settati in base anche al tipo di meccanica che abbiamo. Quindi questa poi conversione è una conversione che avviene già a livello della macchina, è una cosa di cui non ci dobbiamo preoccupare. Quindi questi linguaggi descrivono l'oggetto ma non la grandezza. Esatto. No, non descrivono l'unità di misura dell'oggetto, esatto, ma rapportano le dimensioni di un oggetto facendo un rapporto tra dimensioni delle distanze all'interno dello stesso oggetto. Sì. Prendono una singola unità di misura. Io so che quel segmento è lungo il doppio di quell'altro, sì, segmento. Quindi però non so quant'è la misura più piccola. Non so quant'è la misura unità. In realtà non so, in questo formato io non so qual è la misura unitaria. So che c'è un'unità e rapporto tutto il disegno a quello, tutto l'oggetto a quell'unità, ma non è stabilito quale sia. Vengono rispettati i rapporti di proporzione. Sì, è un parametro. Quali sono le risorse che posso usare? Posso usare internet per prendere degli oggetti già pronti, posso utilizzare uno scan 3D per scannerizzare un oggetto, oppure posso costruirmi l'oggetto tramite un software di CAD, un modellatore solido, eccetera, eccetera. Due tra le migliori risorse che abbiamo su internet sono due siti che sono Tinkers, dove è possibile trovare veramente un milione di oggetti già pronti che sono di vario tipo, da quelli più futili a quelli più prettamente funzionali. Sono anche in Shapeways, abbiamo una varietà altissima. Da oggetti che sono bloccati nelle caratteristiche a oggetti che possono essere parametrizzati e ridefiniti a seconda delle necessità dell'utente. Per esempio una classica cosa sono scatole, viti stampabili con dimensioni diverse, fori, eccetera. Ci sono già oggetti che prevedono la possibilità di personalizzazione, quindi la customizzazione, come si dice, dell'oggetto. Quindi non è semplicemente prendere una cosa così com'è, spesso è prenderla e adattarla anche in questi casi. Questo sul sito? Sul sito direttamente ci sono gli oggetti che riportano, aprono una finestra dove è possibile customizzare, personalizzare i parametri che chi ha progettato l'oggetto ha stabilito che potesse essere utile personalizzare. Per esempio il portachiave, questo qui dell'Hacklab, era un oggetto di questi qua, cioè
Sì, c'è il programma web su Thingiverse che si chiama Customizer. Io mi sono limitato a dirgli le lettere da inserire in conta chiave, no, il colore non l'ho fatto io, e altri parametri di dimensione, quanto lavoro lo spesso e quanto deve essere il foro. Fine. E ha generato lui l'oggetto. Questo è un esempio. Però niente nega che se Gigi avesse voluto magari cambiare il font con cui era scritto quella scritta, avrebbe potuto nel sito prevedere questo cambiamento, quindi dare la possibilità, altre possibilità a lui. Invece portando sul locale. Certo, ce lo porti in locale, ma vi ripeto, l'esempio JPEG e nuovi formati della stato 3D ci sta, perché se avessimo la stessa necessità con un file immagine, la prenderemo, la modificheremo in qualche modo l'immagine e la ristamperemo modificata. Stesso identico discorso qua, solo che con un oggetto 3D. Scan 3D ovviamente è possibile prendere un oggetto già esistente e replicarlo. Ovviamente spesso la cosa non è indolore, perché ancora la tecnologia di scan 3D non sempre permette di riprodurre, cioè di percepire l'oggetto così com'è in tutte le parti, proprio per come è all'attuale stato dell'arte il processo di scansione. Quindi per esempio nell'immagine a destra vediamo un esempio di scan, in verde sono le parti chiuse. Qual è il problema? Quando io prendo un file STL, per poterlo convertire in un file che viene portato tramite il programma di slicing, in un object deve essere una superficie tutta chiusa. Non è possibile se c'è una superficie non connessa a un'altra, quindi che non chiude la faccia, puoi fare lo slicing. Nel processo del bitmap fai un punto aperto, fai un riempimento, esatto. Il colore. Però questa cosa è tridimensionale. No, qua è banale, c'è una regola matematica, molto semplice, che dice ogni triangolo deve esattamente con altri tre triangoli. Se questa regola è valida per tutta la superficie dell'oggetto, è un oggetto chiuso. Sono le mesh di cui parlavamo prima, cioè tutta la superficie deve essere composta di triangoli più o meno piccoli che mi danno la mia risoluzione, però ognuno di quei piccolissimi triangoli deve essere attaccato a un altro e tutta la superficie va chiusa, per quanto complessa. In alcune estensioni purtroppo non succede, per un problema dovuto proprio all'attuale stato della tecnologia di scansione. Non riesce a percepire alcune parti, quindi lì si creano dei vuoti di superficie che io poi devo andare a correggere con dei programmi. Ci sono anche dei siti che lo fanno per noi. Però diciamo che un'altra tecnica per uscire oggetti dal mondo reale è la fotogrammetria. Sì, però non è. Io ho utilizzato personalmente, sino per ricostruire anche me un olivo nel parco. Sì. Però lì è ancora meno precisa, è ancora meno precisa perché... Invece se vorrei dire una cosa, il succo di questo discorso è che i formati di input sono principalmente internet, la scansione 3D e i programmi di CAD, ma la scansione 3D comunque ha bisogno sempre di passare dal programma di CAD, quindi perché ci sono sempre dei problemi che vanno gestiti manualmente, quindi comunque il succo sono le risorse su internet e i programmi di CAD. Anche perché attualmente gli scan 3D costano parecchio e meno costano più sono imprecisi, quindi sì. Programmi di CAD che è possibile utilizzare open source per produrre un oggetto sono software tipo Blender, programmi che non sono open source però sono freeware tipo SketchUp, Tinkercad eccetera, programmi proprietari ce ne sono inutile parlarne, però diciamo che è una risorsa che è possibile senza problemi prendere, che sia open source, che sia freeware, che sia pagamento, è la portata di tutti. Ti ringrazio per la presenza. Ciao. Nessuno. Allora, Wayland è inteso come un semplice rincazzamento di X facile da sviluppare e mantenere. Per parlare di Wayland dobbiamo parlare del presente. Ah, non è la prima cosa.
Grazie. Prego. Allora, come vi aveva già spiegato Domenico prima, un sistema operativo è costruito a strati, a partire dal kernel fino ai restanti strati superiori che riguardano librerie, compilatori, eccetera, eccetera. Quando nacque Linux era questo, non aveva interfaccia grafica come la conosciamo adesso, era solamente una scelta, un terminale, si seguiva tutto quanto da terminale. Negli anni 80 presero piede le prime interfacce grafiche, soprattutto in altri sistemi operativi tipo Windows e Mac. Quindi nasceva l'esigenza di creare un server grafico anche nel mondo Linux. Questo server grafico, come ho detto, questo è il kernel delle librerie e gli applicativi facciamo noi. Però tra gli applicativi e le librerie c'è un altro strato che parleremo adesso. Il server grafico. Cosa fa un server grafico? Un programma che fornisce l'ambiente e i componenti di base per l'interfaccia grafica, ovvero il disegno, lo spostamento di finestre sullo schermo e l'interazione con le periferiche. Può essere mouse e tastiera oppure il joypad, questi più qualsiasi tipo di input. Allora, il primo server grafico nato su sistemi Unix, perché Linux è Unix-like, era X-Windows System, comunemente conosciuto come X11 o X. Successivamente crearono XORG, che è una implementazione open source di X. Come è costruito questo server? Allora, come ho fatto vedere prima, Linux era una shell, non aveva interfaccia grafica, quindi una volta creata il server ci crea quell'ambiente che è quello che vediamo, cioè una matrice di pixel in orizzontale e in verticale. Più pixel ci sono, più aumenta la risoluzione. Quindi cosa fa il server grafico? Ci permette di visualizzare tutta questa schermata e in più di disegnare delle finestre. Le finestre che sono? Non so se vedete i pixel sullo schermo? Si vedono? No? Vabbè, qui si vede. Si vede una matrice di pixel. Si vede il muro. Vabbè. Il muro è il muro. È un nuovo server pixel. Esatto. Allora, questa è qui l'architettura di X. C'è l'X server. Queste linee sono i protocolli con cui l'X server parla con i client, con il compositor e con il kernel. Allora andiamo per ordine. Dopo il kernel da Linux lo conosciamo tutti. In questo caso Linux, questo può essere anche un altro sistema Unix-like. Allora partiamo da questo modulo, VDEV. Questo modulo cosa fa? Qualsiasi input che riceve il nostro hardware viene preso dal sistema del kernel e tramite questo modulo lo invia agli strati successivi. Quindi premo un tasto, muovo il mouse, clicco un mouse, qualsiasi tipo di cosa, invia un input al server. Il server a sua volta cosa fa? Riceve l'input, cioè un evento, che oltre a quello che vi ho detto può essere, ad esempio, c'è una finestra, sposto la finestra, la riduco, sono tutti eventi che l'X server riceve. Dall'altra parte l'X server cosa fa? Inoltre, diciamo, questi eventi agli X client. X client sarebbero gli applicativi che usiamo noi. Ogni client dentro ci va degli ascoltatori che ricevono questi input. Ad esempio, crea un'applicazione che mi dice quando viene cliccato un bottone in una finestra devo fare questa cosa, quindi costruisco una istruzione chiamata ascoltatore che ascolta e quando arriva quel tipo di input io devo fare questa determinata cosa. Successivamente il client può inviare informazioni al server, ad esempio quando apriamo un applicativo, questo LibreOffice, Firefox, quello che volete. Il client comunica al server, gli dice ciao, mi serve una finestra. Quindi il server gli risponde, si comunicano con un determinato protocollo che appunto dell'X11, quindi gli manda il nuovo pacchetto, che può essere anche per pacchetti di autenticazione, no? Sono opzionali.
il server può accettarlo o rifiutarlo, il client può inviare richieste, per esempio spostami una finestra di là, illuminala, coloramela in questa maniera, creami un bottone, qualsiasi tipo di cosa, il server può rispondere. E come vedete il server invia anche gli eventi. Qui possiamo vedere una prima finestra, in questo caso per farvi capire può essere il desktop, a seguire le altre finestre che sono in primo, in secondo piano, fuori dallo schermo. Tutte queste cose vengono gestite dal server X. Allora, qui c'è un'altra cosa, pure il compositor. Che cosa fa il compositor? Il compositor può essere visto anche come un client, possiamo metterlo pure qui sopra, però lo mettiamo qui. Allora, che fa? Quando riceve tutte le informazioni dai client, il server invia i parametri al compositor. Il compositor cos'è? È un software che si occupa di disegnare le finestre, ad esempio i bottoni, la barra per scrollare la pagina, tutte le cose che vediamo, quelle lì sono sempre finestre. Allora, il compositor è anche chiamato Window Tool Manager, gestisce le finestre. Ok. Oltre alle finestre, sulla composizione delle finestre, gestisce anche altri effetti, ad esempio le ombreggiature, le trasparenze. Tutte queste cose se le gestisce il compositor, quindi dobbiamo vedere come l'X server, non quello che disegna la parte grafica che noi vediamo, solamente un software che riceve dati che poi invia al compositor per il disegno. Per esempio qua delle istruzioni in Java per creare una semplice finestra. Allora io creo questa finestra e ci posso fare un dubbio. Non ha sopra l'altra barra con le luci icone, ingrandisci, eccetera, eccetera. Non ha niente. Quindi in questo caso interviene il Windows Manager che crea tutte le altre cose che mancano, la X, più o meno, per ridurre l'icona, la barra, gli eventuali menu a tendine, qualsiasi cosa. Se la vede il compositor. Questo qui è lo stesso codice di prima, solo che ho disegnato la finestra in arancione, ho messo delle scritte, un bottone, il bottone è sempre una finestra più piccola, messa lì, questa qui è un'altra finestra, il compositor per tutte queste cose. Ci sono vari tipi di compositor, diciamo quelli più principali sono quelli basati sul compositing, le finestre vengono disegnate separatamente e solo successivamente composte insieme per generare l'immagine finale. Tutto quello che vediamo proiettato nei nostri display non sono altro che una serie di immagini proiettate in un certo intervallo di tempo al secondo. Questo c'è il fotografico. Mentre quelli basati su stacking, sulle finestre vengono disegnate tutte insieme nella stessa immagine. Qual è il vantaggio nell'usare il compositing? Nel compositing tu puoi, ogni finestra la puoi disegnare, viene messa in un buffer, di solito nella scheda video. In modo che se ho due finestre e io sposto la finestra più in primo piano, il compositing non deve ridisegnare totalmente la finestra perché ce l'aveva già in memoria. In questo caso che posso avere più features che può usare il compositing, ad esempio avendo in memoria tutte le finestre disegnate può applicare effetti video, ad esempio la buffer blending per fare le finestre trasparenze, mentre nello stacking questo no, di solito lo stacking abbiamo ad esempio in LXDE che hanno dei compositor abbastanza semplici, un ambiente desktop più abbastanza snello, mentre in compositing di solito utilizzano più risorse hardware. In compositing con composizione abbiamo Aero, che è utilizzato da Windows Vista in poi, con le trasparenze, Compiz, KeyWin, MetaCity che ho usato in GNOME, Manter che ho usato su GNOME Shell, Mapping che ho usato su Linux Mint, Cinnamon, eccetera. Mentre quelle senza composizione più famosi sono Lightmet, Fluxbox, OpenBox. E poi in onore di Joe abbiamo il JQM, il Windows Manager di Joe, com'è?
Questo è Compiz. Questo è Compiz, uno dei più famosi. Uno dei più famosi compositing per Linux, che permette di fare tutti questi effetti, vedere un cubo, cose allucinanti. Queste cose non sono uscite oggi, ma già nel 2008-2006 esistevano. Allora, chiusa la parentesi del compositor, ritorniamo a X. Allora, come vi ho detto, i client comunicano con l'X server e viceversa. Ma adesso andiamo a vedere stato per stato come sono fatti i client. Allora, la parte applicativa del client, vedetelo in due strati. Per esempio, Firefox, un applicativo a caso, è fatto da due strati. Firefox, che si appoggia su uno strato che si chiamano toolkit. Sono delle istruzioni per creare delle interfacce grafiche. E i più famosi toolkit sono questi qua, Flutter, FL, GTK, Qt, SVL, eccetera, eccetera. Ad esempio Java c'ha quelle sue proprietarie. Allora, Gnome Video, Inkscape, KDE Plasma, eccetera, sono i LibreOffice, sono sopra, poi sotto ci sono questi toolkit. Allora, i toolkit per parlare con l'X server utilizzano appunto il protocollo di X11. Utilizzano questa libreria, si chiama Xlib Client, e mentre l'X server utilizza quella server. Comunicano in questa maniera. Stessa cosa con lui, il compositor. Giusto, un'altra cosa. Una volta che l'X server ottiene l'immagine disegnata, viene mandata al KMS, il kernel mode setting. Cosa fa questo modulo? Gestisce i protocolli con i display esterni. Se io collego il mio computer fisso al monitor, entra e parla con lui. Lui cosa fa? Parla col monitor e gli dice: mi servono le tue informazioni, che risoluzione supporti, la profondità di colore e il refresh rate del tuo schermo. Ok, qua ci siamo. È chiaro fino a qui? Sì. Allora, come di prima, fatto con il toolkit di Java. E ora arriviamo a Wayland. Che cos'è? Allora, come vi ho detto, Wayland è il sostituto ufficiale di Xorg. Perché bisogna fare un sostituto ufficiale di Xorg? Perché è abbastanza obsoleto come programma, nato 20 anni fa. Oggi le cose sono cambiate, soprattutto dal punto di vista hardware, c'è bisogno di cambiare. Perché una cosa costruita tempo fa era basata su quel tipo di hardware, oggi le cose sono diverse. Ad un certo punto non puoi modificare pezzo e pezzo, quindi bisogna ricominciare da zero, eccetera. Avevano intenzione di creare il protocollo X12, però hanno creato Wayland. Allora, lo sviluppo di Wayland è stato iniziato da Christian Osberg nel 2008, durante il tempo libero quando lavorava in Red Hat. È il successore ufficiale di Xorg, la prima release stabile è uscita il 22 ottobre del 2012, quindi parliamo di 4 anni fa. E sta ancora continuando il suo avanzamento. Allora, adesso vediamo la differenza. Questo è DarkX e questo è Wayland. Che differenze notate? Il compositor è integrato. Ok, c'è un altro particolare? No, ma vabbè, qua manca un terzo di questo, vabbè, differente. C'è un altro particolare. C'è sia lì che nel client. Sì, no, vabbè, pure qui. C'è l'X client, c'è. Manca un'altra cosa. Manca il server. Io non c'è. Allora, dove serve? Wayland è un server grafico? No, non è un server grafico. Wayland è solamente il protocollo, questo. Queste linee. Allora, questo protocollo ovviamente è stato snellito, migliorato, eccetera, eccetera. Allora, vi chiedo, qual è il vantaggio di non avere il compositor a parte? Allora, apriamo una parentesi. Fate finta che questo è sempre un server.
prendi il composto e lo metti qui dentro. Che vantaggio può avere? Più veloce, velocità, più veloce. Velocità. Esatto. Devo andare via? No, sto con la velocità. Allora. Questo era prima con Xorg, adesso con Wayland. Questo è il simbolo di Wayland, fa capire che Wayland è il protocollo, non è lui. Allora, non essendoci il server, che hanno fatto? Hanno unito il server e il compositor in un unico pacchetto. In modo tale che, oltre a migliorare il protocollo, quindi abbiamo già un miglioramento prestazionale qui, inglobando il compositor si elimina quella latenza che c'era nello scambio tra server e compositor. Ci siamo? Allora, qui adesso abbiamo scritto Wayland e compositor, non esiste uno solo, prima era l'X server e basta, e di compositor sono vari, ma essendo fuso non c'è il server Wayland. Posso più? Bene. Ma con l'X non c'era il vantaggio, ad esempio, di poterlo fare girare anche su una macchina da bordo? Sì, e ci arriviamo. Ci arriviamo. Qui esiste uno solo. Qual è la differenza? Che io posso avere più compositor, come esistono già adesso con Xorg, che ne ho vari tipi, tipo MetaCity, Mac, eccetera, eccetera, Compiz. Adesso bisogna creare dei compositor che sono anche dei server, quindi il procedimento è lo stesso, il modulo comunica con lui, il server comunica con i client. Come vedete i client, i toolkit delle Google, Latter, GTK e Qt devono avere al loro interno l'equivalente del client per funzionare, perché fino adesso avevano quelli di Xorg. Quindi piano piano stanno aggiornando tutti i toolkit per integrare le librerie al loro interno in modo da parlare col compositor. Dall'altra parte stanno creando dei compositor basati sul protocollo di Wayland per fare queste cose. Quindi migliorando il protocollo e riducendo il trasferimento col compositor, che è unico, adesso vediamo quali sono i vantaggi. Avete domande su questo? Sì, i driver grafici. Allora, no, quando si parla di Wayland ci dovranno esserci i driver che supportano anche Wayland. Ho lasciato questo qui invece di cancellarlo, perché questi qui riguardano invece le librerie grafiche tipo il OpenGL, Vulkan, eccetera eccetera, per l'accesso diretto alla scheda qui, ma adesso non ci interessa. Comunque pure loro hanno libri Wayland e GL, come questo c'è il server e questo c'è il client, però adesso non ci interessano, non tratteremo queste cose. Allora, questo è il compositor usato come implementazione di riferimento, che mastica già reti, si può vedere come Weston, come il protocollo, come lo stack di suo OSIP, un modello di riferimento invece che lo stack di TCP. Quindi si può vedere Weston come implementazione di riferimento. Esistono già altri compositor, Lipstick, Enlightenment, Keywin, Master, Player, eccetera eccetera. Allora, vediamo i benefici. Questo fatto è una domanda un po' più banale, come mai il nome Wayland, sai, c'è qualche cosa che si ispira? Perché X12 viene banale, io perché si chiama X12, ma Wayland è... Come adesso mi ricordo? No, mi sembra di non aver letto nulla a proposito. Ok, quindi sarà il nome preso da qualche personaggio, da qualche... L'ho letto tanto in questi giorni, per darsi che l'ho letto ma mi sfugge. Ok, grazie. Allora, lo sviluppo di Wayland è avviato da quei ragazzi, come vi ho detto prima, con l'obiettivo dichiarato che ogni frame è perfetto, che intende dire che le applicazioni saranno capaci di avere il controllo del rendering abbastanza da non avere né tearing, né lag, né ridisegnamento, né flickering. Allora, qua vi ho fatto un esempio. Non sono quattro finestre nere. È una la finestra in questa immagine, che sarebbe questa. Questa è qui un'immagine presa da Raspberry, che sarebbe... Conoscete Raspberry? Sì. Ok. Un'immagine che prende la finestra col mouse e la sposta qui. Come vedete, per quanto è lento la macchina, è già un conto. Però se fosse migliore il protocollo,
ne avremo due benefici. Sono 2, 3, 4, sono qui alla quinta di. Ha lasciato questi ridisegnamenti. Allora, come ha detto quel ragazzo, lo sviluppatore, non avremo né flickering, questi artefatti schifosi, quando io ho un film, di solito mi capita che quando ho piatto un film, cioè con le sci, i primi secondi si vedono in quella maniera. Non ci sono flash e soprattutto non c'è il tearing. Ma l'ha detto tearing, è una cosa che più voglio nei video. Il tearing sarebbe degli strappi del frame. Non so se si vede qui. Cioè, c'è una linea. Che il frame è tagliato. Come quello lì. Vi capita di vedere queste cose? Sì, sì. No? Dove ti capita? Su Windows? Sì, certo. Questo qui si vede di più. È la cosa che più odio. Io non ho mai capito. Non ci fai caso. Capita anche quando stai navigando, che fai lo scrolling della pagina internet. Capita che o sali o scendi veloce, ti vedi sta linea maledetta. Ok, questi sono alcuni test. Allora, oltre alle cose che vi ho detto, i compositor nuovi permettono nuove cose. Qua ho trovato questo video, cada frame si può ruotare in questa maniera. Questa l'ho fatta io. Tu puoi creare delle finestre e le puoi ruotare. Di solito le finestre sono fisse. Orizzontale o verticale? Sì, no, le puoi girare. Dov'è? Ah, ok. Le ho inclinate. L'ho inclinato. Allora, per fare questa funzione basta premere il tasto super, sarebbe il tasto di Windows, super e poi il tasto centrale della rotellina, okay. E la puoi ruotare. Lui dice che aspetta di serve potrebbe servire, ad esempio c'è un'immagine storta, una non la sa girare con un gimbal, con un fotoritocco. Posso farti una cosa semplice? Sto guardando il film al computer, non so se sono così, mi giro la finestra. Ecco, metto il livello. O sto leggendo. Ci metti il livello, un'altra è la trasparenza. Se premo super e alt e faccio la rotellina mettendo il mouse sulla finestra, posso regolare l'opacità della finestra. Questi sono più scuri, questi sono più chiari, la posso trasferire del tutto. Possono essere cose stupide, però sono comode per chi utilizza in modo massiccio il computer. Non mi serve una finestra, ci sono uno spazio, la rendo più trasparente, così posso leggere quello che c'è sotto. Questo qui invece è un benchmark. I benchmark sono dei test prestazionali. Questo è con X e questo è basato su Wayland. Allora, che notate? Allora, questa qui è un quarto core, sono 4 CPU, 8 del più. Probabilmente è un quarto core per creating forse. Ma no, perché hanno? Però saranno quarto core. Allora, guardate come sono le prestazioni. Quante prestazioni utilizzo rispetto a questo. C'è un abisso. No, vedi il frame. Poi la latenza. Vabbè, bisogna guardarla noi. Allora, ad avere questa cosa, oltre che non abbiamo contenti, come dice lui, perché io l'ho provato sinceramente, non ho notato, cioè come dice lui, è perfetto, non ho notato dei problemi, nonostante non sia ancora nei computer che abbiamo. Allora, oltre ai benefici che abbiamo, essendo più efficiente, la macchina girerà meglio. Perché se abbiamo cicli di CPU che si occupano del server e tutte le altre cose, se permetti, questi qui che ci guadagno li faccio usare gli altri applicativi che uso, quindi ne guadagno in prestazioni tutta la macchina. Allora, un altro vantaggio che ha sono le due GPU. Allora, quando è che hanno messo le due GPU da Westman? Poi un processore. Allora, mi spiego. Questo è un processore. Non guardate questo. Questo qui è il pacchetto, questo è la CPU.
nel tempo ogni macchina ha la CPU e la sua scheda video, cioè un'altra di questa fa bene, che gestisce il video. Nel tempo, via via che i processori stanno diventando sempre più piccoli, hanno introdotto una GPU direttamente dentro il processore. Quindi secondo me un computer moderno avete un processore con dentro anche una GPU, diceva che benefici ne ho. Allora, a livello portatile, principalmente a livello portatile il guadagno. Quale può essere il guadagno? Consumo. E consumo uno dei primi. Perché io questa macchina c'ha due processori, uno Nvidia e quello Intel del processore. Io che faccio? Visto che non devo fare, partiamo dal fatto che se non ti compri un computer buono, la scheda video che ci è dedicata è schifo. Quindi non c'è proprio. E a volte non c'è proprio, quello di faccia bassa. Quindi capita, a volte che cioè, questo qui c'ha una scheda video abbastanza pietosa, la differenza rispetto a quella che ha lui è talmente lieve che non ha senso, nella maggior parte dei casi, tenere accesa questa scheda video nel portatile. Quindi utilizzo questa GPU come GPU principale, spegne questa nel portatile e risparmio un sacco di energia, la batteria mi dura di più, meno calore dissipato. E poi lasciando il fatto che nella maggior parte dei casi l'utilizzo quotidiano rendono benissimo. Cioè a volte se non giocate o non fate grafica 3D, questa qui ne è fissa ad esempio, per me non serve. Allora, nel caso di Xorg, allora, se non vi spiego come funziona su Windows, così vi faccio capire. Allora, su Windows questa cosa si può usare in questa maniera. Se voi cliccate sul destro, sopra un applicativo, sull'icona di un applicativo, tipo Firefox, vi uscirà avvia Firefox con scheda video integrata o scheda video dedicata. Allora, quando avvia il programma, puoi scegliere quella delle due usare. Ok. Nel mondo di Linux non funziona esattamente così. Ho cercato di tornare questa cosa, però non ci stiamo arrivando. Allora, in Xorg, quando tu avvii il server grafico, parte con una scheda video, con una GPU, che può essere una o l'altra. Non puoi fare avviare degli applicativi in tempo reale o con questa o con quell'altra. Quindi per fare avviare questo problema puoi scegliere quale dei due usare, però sei costretto a riavviare il server grafico. Bumblebee, poi hanno fatto Optiran, non sono mai riuscito a fare cioè nessuno di noi soprattutto. No, ma io ho deciso di utilizzare solo la scheda grafica. Ok, ad esempio qua c'ho lo switch, quale devo usare? Quando faccio il cambio devo soprattutto riavviare la mente il server. Non sono costretto a rivelare il computer, è diverso. Basta che faccio log out, mi riloggo e mi fa lo switch. Quando si riavvia mi fa lo switch delle due. Allora, con Wayland si risolve questo problema. Poi ti permette di fare lo switch non su Windows, direttamente quella delle due usare. A caldo, no? A caldo. Dici un momento, ok. Allora, un altro fattore importante è la sicurezza. Allora, Wayland rispetto a X isola l'ingresso e l'uscita di ogni finestra, ottenendo riservatezza, integrità e disponibilità in entrambi i casi. Perché X è stato creato per essere basato su rete. Quindi, quando c'è la comunicazione tra il client e il server, diciamo che il protocollo è trasparente. Se il sistema viene bucato, può vedere tutta l'interfaccia grafica che state visualizzando voi. Può avere magari il controllo delle finestre, può fare quello che vuole. Mentre in X questa cosa non c'è, perché non essendo stato progettato per le reti non c'è questo problema, con la domanda che mi hai fatto tu prima. Però è possibile fare, si può implementare qualsiasi protocollo desktop remoto per ottenere questa visualizzazione sulla rete. Quindi oltre alle prestazioni abbiamo anche un vantaggio sulla sicurezza. Allora, quando verrà adottato definitivamente? Allora, se tutto va bene, la prima distribuzione supportata definitivamente sarà Fedora 25. Doveva essere la 23, poi la 24. E, cioè, quasi sicuro che sarà con Fedora 25. Temporalmente quando sarà?
Confedoro? Sì, quando arriverà Confedoro? Non sbaglio, tra quattro e mezzo. Ah, mezzo? Tra quattro e mezzo? Non è la 23 e mezzo? No, la 24. La 24. Allora, Fedora, se lo scaricate con la quadra potete già provare. Quando vi loggate potete, c'è Gnome Shell di default. Comunque Fedora è sempre primo. Domanda, scusate. Però perché è un progetto Red Hat, questo. No, tutto Red Hat. Dipende, è tutto relativo. Questo è tutto Red Hat. Fedora è la versione non commerciale di Red Hat. Sì, sì, sì. Sì. Diciamo che... Dico, se tu prendi il Fedora di adesso, puoi scegliere di avviare Gnome con normale, Gnome classico e Gnome basato su Blazor. Io l'ho provato. Come prestazioni ci siamo, cioè se sposto le finestre, vedo video, non vedo tiri, non vedo niente. Va bene, però c'è un altro problema. Come vi avevo detto prima dei toolkit, che devono essere aggiornati i toolkit, quindi ogni applicativo che usa di quei determinati toolkit deve implementare i nuovi toolkit per quell'applicativo, per esempio LibreOffice, Firefox, gli ambienti desktop, Mate, Cinnamon, i cinesi, le nuove versioni che stanno uscendo hanno tutti quanti il supporto GTK3 rispetto a GTK2, perché GTK3 supporta quella, quindi con GTK vanno bene, che basta aggiornare tutto, basta aggiornarlo e si può utilizzare. Allora, per avere il problema di compatibilità, perché come ho detto, l'ho usato su Wayland, tu dici vabbè, usi su Wayland, ma se i programmi ancora non esistono, come ti fanno a funzionare? E funzionano grazie a... dov'è? Grazie a X Wayland. Che sarebbe questo? Che è una versione di... è sempre su Wayland. No, non vedete questo, è sempre su Wayland. Cioè X Wayland è un X patchato, ridotto delle funzionalità, e in pratica funziona da wrapper. Cioè si mette in mezzo e in pratica lui parla sempre con X, però l'X server parla con Wayland tramite il protocollo Wayland. Quindi si risolve parzialmente questo problema. La maggior parte dei casi tutti i programmi sono partiti. Con Open Arena, ogni volta che spostavo il mouse, la telecamera si spostava, non c'era verso di aggiustarlo. VLC andava, però spesso si bloccava, crashava. A volte mi crashava tutto il mio desktop. Principalmente questo. Ma non è un problema, cioè è ancora una cosa fisiologica. Ci vuole tempo. Non è maturo. Come? Non è maturo. No, ci vuole tempo perché sono troppi strati da aggiornare. Infatti, ma quanto ci vuole? Devono aggiornare gli applicativi, devono aggiornare gli ambienti desktop, devono aggiornare i toolkit, questi si infilano qua dentro. I driver devono essere aggiornati. Allora, Intel su questo va alla grande, infatti qua dentro c'è Intel e funziona. E con i driver di Nvidia, se non avete una scheda video moderna, perché dalla serie GTX 400 a scendere, diciamo che i driver sono, diciamo, legacy, non vengono più aggiornati. Quelli nuovi, sì. Infatti questa è una GTX 600. Ho provato, però non va lo stesso. Ok. Come vi ho detto, allora, i toolkit che attualmente lo supportano sono la maggior parte. Più su GTK3, cioè i toolkit, diciamo che ci sono. Devono solo aggiornare gli applicativi, i IDE, i driver, oppure magari il kernel stesso dovrà avere qualche cosa, gli ambienti desktop devono aggiornare, quello migliore di tutto al momento è Gnome, infatti Fedora utilizzerà Gnome, KDE si sta muovendo, piano piano ci siamo, finché non arrivano i driver e altre cose. Allora, se voi dovete stare loro, innanzitutto vi consiglio di usare la versione. Poi dobbiamo installare questa libreria, il protocollo, quello Wayland, il GL, il cursore, il server e questo. Probabilmente ci sarà qualche altra libreria, ma se installate questi qui poi in automatico si installa tutta la sua dipendenza. Ok. E questo è solamente, se poi ve lo faccio vedere dopo qui. Non è proprio un ambiente desktop questo, è solamente una cosa per farvi vedere.
No, non siamo alla fine. C'è un problemino qua. Allora, diciamo che Wayland è stato, diciamo, supportato da Red Hat, eccetera, eccetera, tutti quanti quando l'hanno annunciato, finalmente, le cose cambiano, eccetera, 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 la canonica, la guarda Ubuntu, supporteremo Ubuntu, è arrivato a marzo 2013, ma non vogliamo adottare Wayland, ma Mir, perché un cazzo che stai dicendo, cos'è il Mir? È un server grafico fatto apposta dalla canonica per Ubuntu. Apriti cielo, nella community, ma disgraziati. La canone che tutto, diciamo. Sì, disgraziati, che questo è un processo delicato, c'è un cascino con Wayland. Sì, sì, non lo so, Unity, ma già con Wayland è un casino, cosa facciamo? Mo si crea un doppio lavoro, perché le case che fanno i driver devono fare i driver anche per questo, è già complicato per Wayland, eccetera, eccetera, eccetera. Apriti cielo. Allora... Perché vogliono usare Mir? Ho fatto un sunto da quello che ho trovato in giro, perché c'è poca documentazione su Mir. Ha pensato al server con un'ottica diversa. Non ha scelto Wayland e Western come base di sviluppo, perché non soddisfava completamente la loro esigenza. Ad esempio, degli eventi input più estensibili, tipo il Deep Motion. Chi conosce il Deep Motion? No, in pratica è una specie di barra webcam che si mette qui, e in pratica ti ha il controllo delle dita, è un po' come Minority Report, però senza guanti. Gestisce... magari quello di supportare questa cosa, ma cazzo, vabbè. Poi dici che con Mir sono più indipendenti dalla piattaforma, e poi mi chiedo perché, perché loro lo stanno facendo anche l'Ubuntu fuori. Quindi credo vogliono fare un loro server in modo da avere più convergenze possibile, una migliore scalabilità, fanno uno solo, eccetera, eccetera. Però hanno detto che potrebbero aggiungere il supporto a Wayland fornendo un'implementazione lato client di Wayland. Questa è l'architettura, un po' diversa dalle immagini di Wayland. Altro che capovolto, vabbè. Questo è il server, questi sono i turchi. Vabbè, è fatto così, non ve lo so spiegare perché nel dettaglio non si riuscirà a fare. Il composito dovrebbe essere io. Il? Composito. Non sono riuscito a capirlo, davvero. Mi sono messo lì, ma non si capiva. Vabbè, la freccia. Va bene. Allora, chi avrà la meglio? Allora dici, vabbè, è solo Ubuntu, c'è questo server, a logica probabilmente lo accantoneranno. Allora, purtroppo no, nel senso che le case che hanno prima attaccato Canonical, tipo Nvidia, AMD per i driver video, adesso anche loro hanno supporto driver per Mid. Però secondo me avrà la meglio Wayland, cosa che è supportato da mezzo mondo della comunità mondiale. Perché? Perché già in versione stabile c'è già. Mir invece è ancora in fase embrionale, non si sa. Secondo me vincerà Wayland. Non ho visto. Sì, con le prestazioni. Probabilmente Mir sarà superiore a Xorg, perché il problema è Xorg, colmerà tutte le sue lacune. Però io preferisco quella. Vedremo come va a finire. Domande? Nessuna domanda? Come si comportano i giochi? Nessuna domanda? Domanda? Per fare una. Per fare una grafica, anche di applicativi di grafica di produttivo. Secondo me saranno superiori. Come dice lo sviluppatore, non dico che Wayland sia il superiore. Però? Ma non sarà peggiore di Xorg. Così dice lui. Allora, quindi avranno anche i driver Nvidia e altri integrati. Chi? Wayland. Nel senso che... Abbiamo finito. Invidia. Interrotta la registrazione, 32 giga. Basta di dire cagate, la roba di coglione.
Ma adesso, dal punto di vista informatico, sia per Wayland, soprattutto per le nuove librerie grafiche tipo DirectX 12 e Vulkan, quindi c'è uno stravolgimento micidiale. E perché sono le nuove API per la grafica 3D, quindi nuove API devi fare il supporto pure per tutto. Viva le Vulkan, che secondo me vinceranno sulle DirectX 12 per via della multipiattaforma. Android 6 o 7, cioè saranno di base, con delle prestazioni assurde. Va bene. Allora, se c'è tempo, facciamo quella cosa. Un minuto, c'è Arnoldo che ci spiega cosa è passato da poco a Linux. Allora diciamo fondamentalmente prima di lui ci può spiegare quali sono i vantaggi dell'utilizzare. Un'ultima cosa. Cioè che ha notato lui, no? C'è questo programma che fa questa cosa. Che l'aspettate? XZB. Che cosa fa? Fa capire più o meno come funziona il server X, che riceve di input, che non si legge una marcia. Allora, io adesso entro nella finestra ed esco un output. Mi sposto, perché dovete sapere che la freccia, il cursore, non è la freccia, è il puntino più all'estremità. Un pixel, puntatore. Esatto. Quindi quando entro nel pixel grigio, quello dentro c'è un evento che invia il kernel al server, il server all'applicazione. Per esempio, mi sposto, entro nella parte nera e mi dà altri comandi. Quindi ho tutti i comandi che può ricevere il server. La macchina diciamo traduce. Esatto, sposto la finestra, sono tutti i comandi. Premo il tasto destro, lo scroller, lo zoom con due dita, tutte le informazioni. E poi c'è il compositor che riceve e disegna tutto quello che vediamo. Per questo abbiamo più compositor, per questo si dice perché quell'ambiente è più veloce dell'altro, quell'altro più bello. Perché hanno compositor diversi oltre che altre cose, che permettono di fare altre cose. Va bene. Allora, facciamo quella cosa. Quella cosa. Purtroppo sei alto l'orecchio. Siccome Domenico non farà l'intervento, un altro è stato impegnato al lavoro. Va pronto. Una scheda d'assistenza 4 giga, la prossima volta. Chi usa Linux? Chi usa Linux? Nessuno. Tu? Ancora no. Io? Sappiamo. Ok. Se andate su impara con un click.it ci saranno le sue riprese video. Allora, siccome c'è tempo, volevamo fare questa intervista con Arnoldo, che è uno degli ultimi arrivati e uno degli ultimi. Allora, io prendo che in sostanza ho visto Linux io uso Linux da giugno di corrente anno. Bravo!
In sostanza, sentivo dire da più parti che Linux fosse più difficile di Windows, che era meno intuitivo, che era più difficoltoso, ma non è assolutamente vero. Allora, non so se... Cioè, mi stai dicendo che esistono detrattori dell'open source? C'è gente che parla male dell'open source? Facci capire. Esistono. E io, devo dire la verità, non so se per merito di Linux Mint, perché io sul mio computer il signore di fronte mi ha messo Linux Mint 17.3 e devo dire che è di una semplicità sconcertante. Io lo trovo molto più semplice di Windows. È vero che ho fatto il corso Linux a giugno con lui, ho fatto delle lezioni, eccetera, eccetera, però ho anche... premetto che io non sono uno smanettone. E non vuoi essere, immagino. Chissà, se mi gira, lo sperimento potrei anche diventarlo. L'appetito di mangiare. L'appetito di mangiare, perché no, scusa. Però... pur non essendo uno smanettone, mi rendo conto che in sostanza Linux, sono andato lì solo per cavoli miei, anche per cose che non ho fatto lezione, devo dire che mi sono trovato bene, perché era semplice, era intuitivo, era abbastanza immediato, diciamo, non era difficile. Quali sono le principali differenze che hai notato su di? Allora, la differenza online. Più bella, la differenza più bella è sull'aggiornamento. Sì, quello. La differenza più bella è sull'aggiornamento. Questa è la prima. No, la prima che mi viene in mente. Come, quando l'aggiornamento di Windows è un qualcosa di, io lo trovo complicato, poi devi stare delle ore, poi... Si aggiorna quando vuole lui, quando si aggiorna quando vuole lui, quando serve il computer, non lo usare, poi si deve riavviare. Poi si deve sempre riavviare il computer, ma poi dopo che si è riavviato... No, per esempio, però la differenza fondamentale è che là c'è l'istituto. Allora, quello che sto cercando di dire è che in Windows... se c'è sì, operativo e basta. In Linux c'è tutta la tabella dei software, la sotto al software si aggiorna, si aggiorna dal kernel, driver, applicativi, software, esiste tutto. Come succede sui telefoni? C'è lo store, Android, si aggiornano tutti gli applicativi, non è che devi andare tu uno per uno, scarica, installa, si aggiorna tutto. Si aggiorna tutto. Ma infatti sapete che prima di Android mi veniva difficile spiegare il concetto di repository alla gente, invece adesso gli dico, è come il Play Store, c'è tutti i programmi là, ti aggiorni la mia. Ma non ti dico che il Play Store ha cambiato pure, adesso ormai hanno tutti i marketplace. Sì, sì, c'è pure Windows. Anche Windows c'è. Per chi non lo sapesse, Android è Linux e sopra Google, invece di GNU. Sì, OpenSUSE, ma loro non dichiarano mai, loro che all'interno loro, diciamo, usano, che loro sviluppano Windows su macchine Linux, proprio non essere nella cosa. Poi la seconda cosa. Altra cosa che ho notato è, diciamo... L'altra cosa che ho notato è l'immediatezza della... Quindi che era cos'enzo non di qua della home, delle cartelle dell'home, l'ordine che c'è. Anche la cosa che mi facevi vedere tua lezione, quando mi dicevi Windows è il disordine più totale, mentre Linux è ordinato, c'è la root, è tutto ordinato, mentre Windows e 5 punti c'è il caos più totale. Ma a parte quello, questo poi... è l'ordine di Unix. Di Unix, perché sì, Unix è basato su Unix. Dovete sapere che la ricerca dei sistemi operativi è morta già negli anni 80. Non esiste una ricerca di studio. Sono due mondi, Unix e Windows. Unix si basano tutti i sistemi che non sono Windows, pure Mac si basa su Unix e tanti altri. E ma c'è poi un ordine proprio. Ho notato che la cartella home, quella dove c'è tutto, tutti quei documenti, le foto, personali, è molto più funzionale, più ordinata, c'è più ordine, c'è più funzionalità. Ho notato anche questa cosa molto carina. Perché avevo fatto la home separata? Ah, no.
In che senso saprà te? Nel senso c'è... Dovete sapere che essendo fatto a cartello, il file system, è possibile creare più partizioni sul disco in modo da fare ogni tipo di cartella in più partizioni, ad esempio con il file system dalla root, si parte dallo slash, da lì sono tutte le cartelle del sistema, poi c'è la slash home. In home ci sono tutti i dati degli utenti, non quelli del sistema. Quindi di solito che facciamo noi? Si può installare in una partizione a parte solo la home, in modo che io possa avere più partizioni, installare più sistemi operativi, Mint, Ubuntu, Debian, eccetera, eccetera. Ognuno di essi posso fare l'indirizzamento alla mia home, in modo che avvio questo, avvio l'altro, e quando li utilizzo c'ho i miei dati, perché linkano tutti con la partizione. Oppure che esce un nuovo sistema operativo, lo installo da zero, gli dico rilinkami alla home, e c'ho tutti i dati lì senza dover... Banalmente, se succede qualcosa al computer, la partizione degli utenti è separata rispetto a quella del sistema operativo. Però questa è una frase tanto quanto, perché a me ho Linux. Sì, sì, non è successo che il sistema operativo si ognuno di noi c'è una storia, perché ognuno si manetta come vuole. E nei server, ad esempio, mettono le cartelle del sistema e i log di in un altro, in modo che se crasha la partizione dei log, non si crasha il sistema, crasha lì e ciao. I log che non sono fatti, Le cose. Un'altra cosa, io ero abituato a scrivere con Word, ma LibreOffice è tutta un'altra cosa, è molto più tranquillo, più semplice, con la possibilità di mettere il file in tutti i formati che si vuole, c'è un ampio range di personalizzazione dei formati, quindi ma poi è anche più semplice come programma, come sistema. Io un writer di LibreOffice, mi trovo bene, io scrivo sempre più writer adesso. E un'altra cosa che voglio dire. Certo, c'è il piccolo contro che è, nel senso, se quel ciò che si scrive con Writer in OpenT è troppo complicato, se lo si trasforma in doc, qualcosina si perde, ma se si scrive semplice non si perde niente. Non è un problema dell'Office, è un problema del Sì, è un problema del sì. Ma, se si scrivono cose di formattazione, esatto. Ma se si scrive... Lo stesso problema c'è anche con vari tipi di Office. L'autore è quella. Capita che uno scrive un Office tipo 2007, l'ho messo 2013, o non parte, o succedono per sì. Stesso dico per esempio per DocX, una domanda su questo: che vantaggio hai nell'utilizzare degli standard aperti? Allora, l'OBT l'ho appena spiegato. Allora, io ultimamente ho mandato un curriculum per una sorta di concorso e ho visto che il curriculum vitae europeo era in OBT e in formato DOC. Era in tutti e due i formati. Mentre invece chi richiedeva il curriculum lo richiedeva solo in formato doc. E ora ho pensato veramente lì, evidentemente ancora in Italia siamo indietro, perché non abbiamo capito l'importanza del software libero e degli standard aperti. Guardate che era il vuoto. Però scusate, io il curriculum mando il PDF. Il PDF. No, di solito, come diceva il professore, il Galateo dice che non devi mai mandare dei doc che è mai la scienza. PDF. No, ma sono anche veicoli di virus. Se metti qualcosa nel doc. Alcuni nel virus, infatti, oppure nel spam, c'è un virus. Un vantaggio è usare formati aperti, che sei svincolato dai programmi proprietari, perché se è capitato che delle aziende creano un software con quel tipo di file, poi negli anni non supportano più quel software, ad esempio la pubblica amministrazione che utilizzava quel file non è stata più in grado di accedere a quel file che era suo. Proprietà sua. Esatto. Usando uno standard proprietario aperto non c'è questo problema, perché è uno standard, è aperto. Ma poi c'è un'altra cosa da dire, giusto per farvi un esempio sulla differenza tra Windows e Linux. Allora, io ho un computer fisso, lui mi ha fatto la partizione, mi ha inserito Linux Mint 17.3 come ho detto prima.
dall'altra parte c'ho un Windows 8 Mate. Dall'altra parte più user friendly. E tu direi chi da Giovanni? Allora, io user metto... friendly, mi piace di più. Penso che sia allora, più user friendly. Io metto sempre Mate. Allora, io a caso sul fisso lo metto sempre Mate. Per tutti il resto che c'è anche Mate. Io metto gli usamenti, posso installarci più di due mesi desktop. Allora, Mate è un fork di Gnome 2, sì, non sono di Gnome. Allora, io lo dico, per me stabilità è leggermente più stabile Mate 2, cosa che essere molto più leggero, perché sì, no, è più pesante. Ricordate per la volta. Però, ognuno, ciao, il bello del software libero è che ognuno non è l'utente che si deve adattare al software, ma è il software che si adatta a te. E io mi scelgo quale voglio. E a caso utilizzo Cinnamon perché ha più funzionalità. Tipo, premo il tasto super e con le frecce mi sposto direttamente le schermate dove voglio, cioè più cose, più effetti grafici, eccetera, eccetera, eccetera. Però di solito metto Mate perché è meno sofisticato. Per esempio, il KDEGD, che utilizza Salvatore che non c'è, è quello più sofisticato di tutti. Cioè, pure io stesso, abituato con le mie abitudini, mi perdo un pochettino. Ma non sto dicendo che fa schifo, sto dicendo ognuno è abituato a modo suo. Salvatore si trova a suo agio lì. Io mi trovo più agio qui. Per esempio XFCE o LXDE a me non piacciono proprio. Sì, perché sono brutti graficamente, perché sono proprio streaming siti, non hanno nulla. Metto Mate perché l'ho reputato il miglior compromesso come prestazione e intuitivo. Poi uno dice è leggero, allora metti XFCE che è una via di mezzo tra LXDE e GNOME. Però Mate è lo reputo meglio di XFCE perché come peso sono più o meno uguali, forse più meglio, e c'è più cose di XFCE. Per questo mettiamo, almeno io metto Mate. Io ho installato, da quando tengo il conteggio, a 35 persone ho installato Linux. 35. La maggior parte loro, su 35 e 34 lo utilizzano sempre. Non tornano più indietro. Cioè, lo pure, la prima cosa che hanno notato, magari adesso gli sfugge, è la velocità del sistema. Ah sì. È una cosa, c'è un abisso di prestazioni. Un razzo. C'è un abisso di prestazioni. Lo metti un giorno e dopo 20 anni, dentro. Ma scusa, non è notato che non ti si impalla mai? Per appunto. Non si impalla, è velocissimo. E quanto ti sia bene? Allora, innanzitutto bisogna considerare che essendoci il boot, sono quei 10 secondi che intercorrono per scegliere tra Windows e Linux all'inizio. Ma poi passati quelli, a parte quello. Infatti le differenze tra quando avvii Windows e quando avvii. Tralasciando quello, si avvia più velocemente. Perché soprattutto il 10. Ma il 10 secondi, secondi. Sì, soprattutto il 10. Il 10 ho visto che si avvia più lentamente il 7. Non so se avete notato questa cosa. Poi, un'altra cosa che volevo dire è che, giusto per riabbracciarmi ancora dentro lui, praticamente i sistemi proprietari in difetto che poi ti lasciano a piedi praticamente. Io sulla mia partizione di Windows ho Windows 8 Enterprise. Volete sapere come è andata a finire? Che Windows 8 Enterprise non è aggiornabile a Windows 10 e non si può aggiornare più. Quindi quel mio sistema operativo Windows 8 Enterprise è morto. Questo è il difetto dei sistemi operativi proprietari a discapito di quelli. In teoria bisogna fare l'aggiornamento a Enterprise 8.1 dall'8.1 al 10 dall'8 al 10 Non c'è l'aggiornamento. Stiamo parlando come aggiornamento gratuito a 10, non è che non è aggiornabile. Sì, sì, è l'Enterprise è difficile. Un'altra cosa è sicurezza. Sicurezza. Disputazione di virus.
appunto, l'antico io lo stesso virus non c'è, quindi cosa c'è di meglio? Cioè, esistono gli antivirus, cioè esistono, ma per fare scansioni dalle partizioni di Windows principalmente. Della parte povera, e cioè, poi nei server uno c'è il gestore di posta, può fare la scansione della casella mail che gli arrivano, sì. Cioè, però non serve a livello casalingo, almeno per ora. E perché effettivamente una cosa che bisogna dire, la sicurezza informatica 100% non esiste, guardate quella propria. L'unico computer sicuro è un computer spento, chiuso in una scatola e buttato a 100 metri sotto il No. Allora, né quelli che più si avvicinano al 100% non sono né Windows né Mac, la verità. Linux ci avvicina, diciamo che il sistema, da quello che conosco io, più sicuro al momento è OpenBSD, per il semplice fatto che è un sistema che si mette nei server e non ha un tubo, c'ha quattro applicativi e basta. E se uno ha 100 applicative e uno ha 2, quello da 100 ovviamente è più vulnerabile, perché più codice c'è e più vulnerabilità possono uscire fuori. Zero. Il menu, centro di controllo e pannello di controllo che sono sì, sempre sì, possiamo dire. Allora c'era di nuovo questo è un altro che sarebbe la il pannello di controllo di Windows. A parte che ultimamente è pure cambiato, ho notato che è anche peggiorato secondo me. Allora, difficoltà nella migrazione, cioè se c'erano programmi che prima su Windows o su Linux magari non ci sono, ti sei dovuto riadattare a nuovi programmi, ma non hai trovato proprio. No, perché alla fin fine diciamo che anche se non ci sono i software proprietari proprio quelli con quel titolo, ci sono i software liberi alternativi che sono altrettanto buoni, quindi anche se ci sono i software alternativi altrettanto buoni, i software open source altrettanto buoni, quindi in effetti non si sente proprio il bisogno. Certo, alla fin fine ci sarà qualche programma, come dire, qualche programma non open source che è superiore ancora. Però ci sono anche dei programmi open source che sono superiori rispetto a quelli proprietari. Posso fare una cosa? Questa macchina che c'è un programma di sì, è arrivato così, poi ci mettiamo mano, poi ci vabbè, mettiamo poi sono passati 10 anni. Ora l'ho fatto vedere solo che si è cristallizzato lo schermo perché si è imparato no, no, in un anno ho messo la sentire. Pausa, guarda, ho messo la pausa. Buono, no, se è cristallizzato per non ho permesso più per la pausa. Beh, ovviamente sono domande di trasparenza. Nessuno ha comprato nessuno. Poi vediamo, che altro c'è domanda? No, cioè, ma io penso sinceramente, no, a parte gli scherzi, noi non l'abbiamo contrattata sta cosa, io, anzi è stato tutto a braccio. Perché si è mentito benissimo. Sì, sì. No, veramente, tutto senza scherzare. Poi la cosa, poi la cosa importante è che in sostanza, devo dire la verità, mi sono trovato molto bene. Penso senza ombra di dubbio. Utilizzano il SEM, utilizzano il SEM. Queste Atlas, l'HC. Sì, per me la scalabilità, devono fare così in parallelo. Forse abbiamo solo. Ci sono una cosa, l'esperienza su internet non è trovata. Velocissima, un razzo. È veloce su internet, tutti i tempi di attesa, di apertura di finestre scompaiono, Linux è molto più veloce, molto più snello, molto più fast. Allora, noi arriviamo ai punti negativi, perché in qualsiasi cosa c'è un pro e contro, e vi spiego un attimo il svantaggio del software libero, che molti punti sono relativi, per esempio Bill Gates diceva un software aperto è più lento nello sviluppo. Non gli posso dire sì o no, è relativo, perché Linux va come un treno. Ci sono programmi che sono lentissimi, tipo WLC che stiamo aspettando la versione 3 da una vita,
altri sono più veloci, è relativo, non è una cosa assoluta. Giusto. Ora vediamo. Forse significa free open source software. Sì, sì. Per esempio, il CAD, essendo programmi proprietari, ci buttano ingegneri, quindi non esiste al momento un programma di CAD al paragone di AutoCAD, per esempio. Photoshop, l'alternativa qui è GIMP, che sono due cose diverse, nel senso fanno fotoritocco entrambi, solo che GIMP è un programma normale, Photoshop è un programma professionale che esiste da una vita e viene usato in ambito professionale, però nell'uso comune nessuno di noi è un fotografo professionale, quindi GIMP va più che bene, io con GIMP ci faccio tutto quello che mi serve. Come diceva uno, se sei bravo a usare GIMP puoi avere gli stessi risultati che con Photoshop, però ovviamente in più tempo, dipende. Posso dirti una cosa? Dovresti fare un corso di GIMP, io l'acqua. No. Lo devi fare. Poi, una domanda tra bocchetto, c'è un software proprietario o uno chiuso, o uno aperto? Quale dei due è migliore? Dipende. Dipende, la risposta più figa che posso dare. Qual è la risposta? Nessuno dei due. Bisogna valutare il software dal punto di vista oggettivo. Cosa bisogna farne? Cosa bisogna fare con quel software? Cosa bisogna fare? No, nel senso che se uno trova più utilità ad utilizzare quello commerciale, sarà migliore. Sì, sì, ma indubbiamente. Io pure non è che ripudio i programmi proprietari, cioè pure io utilizzo questo programma proprietario ogni volta di fatto Skype e Microsoft è fantastico. No, lo dico subito che c'è qua dentro di proprietario nel mio computer su Skype forse. E Virtual Richard Metro Stallman, accanto a sto programma, che ti elenca i programmi proprietari che hai il computer. Nel mio computer sono lo 0,1% di tutti i programmi installati, e sono il Flash Plugin, il microcodice Intel, vabbè, libreria CUDA, se utilizzo la scheda video Nvidia, TZIP RAR, che non c'era manco bisogno, però lo metto lo stesso. Skype. No, non ti spiego come ragiono io. Siccome installo Linux a molte persone per rendere meno traumatico il passaggio, installo le cose più essenziali che probabilmente useranno. Penso come mi chiamano, magari si trovano in difficoltà. Sicuro. Skype, Team di Uber. Basta. Questo computer c'è lo 0,1%. Ma c'è una versione Windows? Sì. Ah, questo qui è il computer della mia famiglia. Quando è stato comprato c'era Windows, non ho fatto la richiesta di rimborso, perché quando ho comprato un portatile potete fare il rimborso, che vanno dai 30 ai 70 euro. E sono soldi. Uno dice ogni sera con 100 euro potrò comprarmi il computer più potente, sono contento di questo. Vabbè, compratelo, ti fa rimborsare i soldi, c'è il computer più potente. Sul fatto del quando si dice vabbè ma se non è compatibile eccetera eccetera è tutto relativo. Quante volte capitano che anche su Windows installi robe che non sono compatibili con funzioni? Questo proprio per smentire il fatto che dell'affidabilità che ci fanno cose apposta. Arrivederci a tutti. Per esempio su Mac mi è capitato di vedere dei Macintosh. Sopra ci mettevo un Ubuntu, facevano i test e Ubuntu girava più veloce, nonostante il Mac è ottimizzato per l'hardware, eccetera, eccetera, eccetera. A livello di prestazioni i numeri parlano. Poi. Domande. Cioè come scegliere se sto alla mia distribuzione? Allora, esistono centinaia e migliaia di distribuzioni di Linux. Le più famose sono Debian, Red Hat. Chiudi. Stai facendo la prima distribuzione, ce l'ho provato apposta. La tua?
Vabbè, Se scendi sotto la terza e poi ti stai svegliando, cosa fa? Ne esistono un sacco, la Red Hat e il CentOS sono, Red Hat ad esempio è il pagamento, ci paga, perché nessuno vede di vendere un software open source. Che cosa fanno loro? Compri la licenza, quindi vengono, ti installano Red Hat ottimizzato con la tua macchina, come fanno la Pixar, eccetera, eccetera, che hanno tutte quelle mega centrali nucleari, e ci mettono questo. Allora, Debian è quello, noi siamo debianisti. Lui è un Arch. C'è Arch Linux, si funziona che tu lo installi da zero, arrivi là dal terminale, non che faccio, ti installi, mi vanno a mano i pacchetti superiori e altre cose. Posso dire due parole su Arch, dato che mi hai detto le cose? Arch è in particolare una rolling release, nel senso che non ha il concetto di distribuzione, come Ubuntu che c'è la 16 oppure quella precedente, la 8, i vari numeri. Arch esiste solo l'ultima versione, proprio perché l'unico modo per installarla è installare i pacchetti base e poi aggiornarla fino all'ultimo. Quindi è un termine diverso, un modo diverso di usare la distribuzione. L'unico difetto di questo approccio è che quando si aggiornano i pacchetti all'ultimo bisogna un attimo andarsi a controllare su internet che non ci sia qualcosa di instabile, perché potresti, che ne so, far partire il computer. Sì, non è per smanettare questo. Per smanettare, sì, sì. Scusa, che differenza c'è con Gentoo? La stessa cosa? No, Gentoo è tu avvii il programma e il giorno dopo se va bene installato, nel senso che c'è il software, c'è il codice. E tu devi partire più o meno come quello e installi compilando tutto, quindi avrai un sistema, se tutto va bene, ottimizzato per la tua macchina. Sì, però anche Arch Linux compila tutto, come Ventoo. Infatti da questo punto di vista con Ventoo sono identiche. Tu che fai? Compilando stai traducendo quel programma esattamente in istruzioni per la tua macchina, quindi ti va un po' più veloce quel programma sulla tua macchina perché hai speso un giorno a ottimizzare. Diciamo che avrai un guadagno minimo del 5%. Sì, 5%. Però ovviamente stiamo parlando del livello di casalingo. Però il 5% ha valore se tu scegli sempre che guadagni miliardi di dollari al minuto, il 5% fa soldi. A casa non è niente. Però Arch Linux invece sposa la filosofia KISS, bacio. KISS significa Keep It Simple, Stupid, mantienilo semplice e stupido. Quindi tutta questa operazione molto complessa è stata tutta resa automatica da alcuni tool, quindi si fa un uso avanzato del computer pur avendo un utilizzo semplice della macchina. Questa è. Ed è rolling release, quindi hai solo l'ultima versione. Mi sono permesso di spiegare. Da Debian usato principalmente a livello di server, ma si può usare anche per casa. Poi è arrivato Mark Shuttle dalla Canonical che ha fatto Ubuntu, cioè Ubuntu per esseri umani. E grazie a Ubuntu si è diffuso molto a livello domestico. Nel 2004 mi sembra che fatto la prima versione, esce ogni 6 mesi, ogni 2 anni esce dell'LTS che è quella lì che ha un supporto di aggiornamento per 5 anni. Mentre Mint è una derivata di Ubuntu, cioè Debian, Ubuntu e Mint. Non c'è una versione LTS, questo è quello dei limiti. Sì, allora, Mint da quando è nato, ogni volta Ubuntu esce ogni 16 mesi, quindi quando usciva Ubuntu, uno o due mesi dopo usciva il Mint basato su quello Ubuntu. Dalla 17 in poi non uscivano 10, 11, 12, 13, dalla 17 hanno fatto 13.1, 2, 3, e ogni 6 mesi esce il punto nuovo. E hanno fatto così perché hanno deciso di non fare la derivata dell'ultimo Ubuntu uscito, ma dell'Ubuntu LTS. Quindi dice qual è il vantaggio? Allora, se tu hai un Ubuntu non LTS, il vantaggio è che i repository sono aggiornati con gli ultimi programmi, cioè le librerie più nuove, quindi diciamo fai da tester. Da tester, cioè una distribuzione di testing. Mentre l'LTS è più stabile. Però non hai i vantaggi dell'avere software più aggiornato, non dico tutti, la maggior parte sono tutti aggiornati. Parlo magari di librerie di sistema, tipo librerie grafiche Mesa o altre cose. Ora siamo all'Ubuntu 16.04, Mint 18 è basato su quello. È uscita mo la 16.010, però non è basato su quello, è sempre basato sulla 04. La 16.10 ogni 6 mesi esce la nuova. La 10, se non sbaglio, 9 mesi di supporto aggiornamenti. Quindi
Una volta era pesante la differenza tra una rolling e una LTS, invece oggi no. Cioè, all'inizio sono stato contrario, è una miseria, ma ogni due anni mi si aggiorna, e invece no. Perché ogni sei mesi esce pure un'altra LTS, sempre dello stesso ramo, che magari aggiorna alcune cosette del kernel, quindi c'è il giorno pure del kernel. E Mint è basato su Ubuntu. Io utilizzo questo perché Ubuntu, arrivato nel 2012 mi sembra, ha cambiato interfaccia grafica, invece del solito hanno messo Unity, che a me fa schifo, non è piaciuto, mi dice, vediamo che c'è, mi è uscita Mint davanti, bella graficamente, era fantastico, c'ha le stesse cose di Ubuntu, magari con qualche cosa in più, perché ci mettono qualcosa di loro. E va bene, io installo Mint alle persone. Vedo che nella colonna destra, la vostra destra, non ci porti quelle visto che ho menzionato, sono tutte cose di Ubuntu. Le risate di Ubuntu. Sì, Ubuntu un sacco di cose. C'è Ubuntu, Ubuntu Studio. Ed Ubuntu per le scuole. No, Ubuntu. La distribuzione che cos'è? Banalmente i programmi che tu associ alla base. La base di un sistema operativo sono il programma d'ufficio, il programma che ti genera le finestre, ti fa gestire il file. Però l'insieme di tutti questi programmi si chiama distribuzione. Quindi se gli metto dei programmi per fare studio di musica, poi è stato chiamato Ubuntu Studio. Ma sì, cambiano gli applicativi. Cambiano solo gli applicativi. Se io gli metto preinstallati alcuni applicativi per la musica, la chiamo Ubuntu Musica. Gli metto alcuni applicativi per la scuola e la chiamo Ubuntu Scuola, ma questa è la differenza. Sì, sì. Il fatto che c'è preinstallato alcuni applicativi. Ubuntu Studio. È l'unica che è una differenza. È l'unica che è una differenza rispetto a questa, che ha un kernel a bassa latenza. Sì. È l'unica differenza vera per cui chiamarla una differenza di una distribuzione diversa, ma se no in generale sono i programmi preinstallati. Cioè, solo il kernel che abbassa la latenza. Quindi Mint non c'ha le... Scusa, allora, tu con qualsiasi distribuzione di questo dare quello che vuoi. Basta la latenza. Genericamente di questo dare quello che vuoi. Ti installi i programmi che vuoi. Sì, sì, genericamente. Lo personalizzi come qui. Sì, alla fine sì. Sì, non è che se io metto uno piuttosto che l'altro non ho gli applicativi, cioè nel senso non li hai quando li installi, funzionalmente questo il pacchetto non funziona come non è perché tu vuoi fare grafica, non c'hai la versione della grafica di quindi devi installare personalizzi tu. Perfetto, lo installi. Tu installi questo, dentro c'hai 10 problemi di video editing, di musica, eccetera, eccetera. In questo no, dovete installare uno. Dipende da come vuoi partire. Tu dici mi serve questo. Allora se parti da una GeoGeoFans. No, se parti da zero è chiaro come Mint piace Cinnamon, ma è pure tu, c'è Ubuntu che c'è KDE. Sì, parliamo di queste serie. No, finiamo il discorso prima di quello. Invece c'è un altro cambiamento, c'è proprio cambio di distribuzione. Debian non è per caso, è una distribuzione abbastanza grezza. Quando installi devi metterci mano a livello di sistema per cambiare qualcosina, eccetera, eccetera. Non è proprio per caso.